stata la vera, una delle vere sorprese di questo Giro d'Italia e sta ripartendo anche dalla maglia rosa di Ivan Basso. Le immagini che noi vi abbiamo proposto, che vi stiamo tentando di proporre con grande fatica, sono quelle del gruppo che sta andando verso la forcola di Livigno. Alessandra, queste sono le prime immagini che arrivano in diretta dalla corsa, questa 20ª tappa da Bormio a Ponte di Legno, passo del Tonale, 178 chilometri, e questi sono gli uomini in fuga. Erano 16 fino a pochi istanti fa, fino a 3 chilometri dal Gran Premio della Montagna di Forcola di Livigno. Hanno perso contatto poi Leclerc e in difficoltà anche Damiano Cunego. In fuga dunque ci sono Schopp, Sandio e poi Hubert Dupont, Serpa Perez, Thomas Schopp, l'abbiamo detto, Carlos Sastre, Marcel Wiss, Moncoutier, Pirazzi, Lloyd, la maglia verde, che eccola qua nelle prime posizioni, anche se il leader della classifica del Gran Premio della Montagna è Ivan Basso. C'è anche Gilberto Simoni in questo gruppo insieme a Vining, Pinotti, Petrov e Didier. Sta rientrando anche Alexander Vinokurov, siamo ormai in vista del Gran Premio della Montagna. Grosso lavoro della Cervelo per Sastre, che è partito, come avete visto, su questa lunga salita. Lui è quinto nella generale. E c'è adesso lo scatto in vista del Gran Premio della Montagna di Matthew Lloyd, che cerca punti ovviamente per riprendersi la leadership nella classifica del Gran Premio della Montagna. Forcola di Livigno, una salita di 18 km con un dislivello di 1278 metri, pendenza media del 7,1%, punte massime del 13%. È terminato anche lo sconfinamento del Giro d'Italia, che per 32 km è stato in Svizzera. E adesso discesa verso Livigno. Il secondo Gran Premio della Montagna sarà quello di Passo di Eira, dopo 94 km di corsa, quando ne mancheranno 84 al traguardo del Passo del Tonale. Transito adesso Stefano Pirazzi in seconda posizione. Questa è la fuga, vantaggio di poco inferiore al minuto e mezzo sul gruppo della Maglia Rosa. Avete visto, è rientrato anche Vinokurov, c'è Damiano Cunego in questo trappello. Il ritardo del gruppo Maglia Rosa era intorno al minuto e mezzo. Ricordiamo che in classifica generale il ritardo di Alexander Vinokurov è di 6 minuti e 22 secondi, mentre quello di Carlos Sastre è di 5 minuti e 32 secondi. Dopo questa discesa, Livigno comincia la seconda salita, Passo di Eira, 6 km, e poi anche il Foscagno, per poi trovare una lunga discesa che porta a Bormio. Queste, ricordiamolo, sono le prime immagini in diretta, dunque ancora una volta è obbligatorio il ringraziamento per il grande lavoro delle nostre squadre aeree per quanto riguarda gli elicotteri e anche l'aereo ponte. Situazione meteo che da queste immagini, Davide, sembra piuttosto buona. C'è tanta neve a bordo strada, però la situazione meteo è discreta. Qui è molto molto peggio, sta piovendo. Mentre fortunatamente sulla corsa in questo istante, come vedete, il tempo è discreto. Cioè, adesso Vanotti in a testa sta lavorando per Ivan Basso, non sembra particolarmente preoccupato, ma di fatto che Vinokurova e Sastre sono andati all'attacco. Per la prima volta lo vediamo in corsa Ivan Basso con la maglia rosa sulle spalle dopo la premiazione ieri sul palco della Brica. 1.43 il ritardo del gruppo maglia rosa rispetto ai 16 uomini in fuga, perché probabilmente adesso in discesa si riaccoderanno anche Leclerc e Cunego. Aggiorniamo l'elenco dei ritirati di oggi. Hanno già lasciato il giro Stefano Garzelli, Xavier Tonde, poi è arrivato un altro ritiro, quello del francese William Bonnet della B-Box Bouygues Telecom. 107 km al traguardo, siamo nella discesa dal passo di Forcola di Livigno. A te, Alessandra. Torniamo qui sul palco per continuare il nostro discorso su Ivan Basso. Beppe Conti. Dobbiamo dire che Ivan Basso anche oggi sarà messo alla frusta, perché in questa fuga è importante, molto importante. Il suo giro non l'ha ancora vinto, perché si arriverà sul Gavia a un ritmo alto e sicuramente a questo punto diventa importante la discesa dal Gavia, quella che noi tutti temiamo per i corridori. E quindi siamo di fronte a un'altra giornata in cui vedremo se Basso confermerà quanto ha fatto sullo Zoccolan, quanto ha fatto ieri.
Silvio, è una corsa un po' del riscatto quella di oggi, ci sono tutti quelli che vogliono prendersi qualcosa. Io vorrei fare intanto i complimenti, comunque vado alla tappa a Pirazzi, che davvero è stato un ragazzo che si è visto in questo Giro d'Italia sempre in fuga e meriterebbe magari di potersi giocare una chance. Abbiamo detto due giorni fa, non diamo Sastre, Carlo Sastre per finito, Carlo Sastre cioè vuole fare qualcosa, vuole provare a fare qualcosa, Silvio. Sta provando a lasciare il segno, ossia tante, riuscire ad avere la forza di reazione e l'orgoglio che Ivan Basso sta dimostrando e che deve essere appunto d'esempio per tutti coloro che si troveranno in situazioni come queste, anche forse non situazioni estreme come queste, ma che devono avere la forza di reagire. È importante più che mai in queste situazioni, è stato detto, è proprio trovare le persone giuste intorno a sé. Intorno a sé le persone giuste che ti possono aiutare a dare quella forza che ti aiuta a sostenere e ad affrontare le difficoltà, perché quando si vince, quando si è in maglia rosa, quando si conquistano traguardi importanti, ti trovi circondato da un sacco di gente, tutti ti danno le pacche sulle spalle, consigli, trovi amici che non sapevi di avere. Nei momenti di difficoltà invece al fianco hai solo le persone che contano, ed è su quelle su cui bisogna contare e appunto aiutarsi, farsi consigliare, sono le vere persone che ti vogliono bene. Ed è bello, ripeto, è anche un bellissimo esempio vedere un Ivan Basso che ha saputo reagire in questo modo, con questa grande caparbietà, questa grande determinazione, e tornare dopo 4 anni ad essere un corridore di primissimo livello, come lo era prima. E anche volevo coinvolgere anche su questo Gianni Mura, prima di andare ad ascoltare l'intervista di Carlo Sastre, anche la grande dedizione che Ivan Basso ha, cioè Ivan Basso è uno di quelli che il mestiere lo ha fatto anche durante i 2 anni di squalifica, non ha mai smesso di pedalare ed è stato veramente meticoloso nei dettagli. Si sentono raccontare dettagli impressionanti delle fatiche di Basso, ripetute, 9 ore di sella, piccole corse a tappe simulate in laboratorio. È uno che ci ha dato dentro nel lavoro, credendoci e identificandolo assieme alla famiglia. Credo che Basso abbia 2 punti di riferimento, uno è la sua famiglia e l'altro è la bici e il lavoro e il sacrificio che la bici comporta. E si è appoggiato a questi 2 capisaldi e è venuto fuori da una brutta situazione, lavorando, ripeto, tantissimo. Però io mi sento anche di dire, intanto Nazareno Balani ci propone l'immagine della classifica, insomma, in pressione del GPM, Matthew Lloyd al momento si è preso la maglia verde a 4 punti in più su Ivan Basso. Mi sento di dire, al di là di tutto questo, che comunque Ivan in questo Giro d'Italia ha avuto un Nibali, ha avuto una squadra eccezionale, ma la forza di Ivan Basso in questo Giro d'Italia è stata anche Vincenzo Nibali, Luca Giaramella. Sicuramente sì, è vero che per Vincenzo era assolutamente importante venire, però è stato un tour assolutamente corso in scioltezza da questo punto di vista, nessuno gli chiedeva nulla. Adesso invece, con la presenza anche di Basso, il Nibali è dovuto venire fuori, ed è venuto fuori perché l'abbiamo visto protagonista in salita, in discesa, a cronometro. È un'esperienza che a Vincenzo servirà moltissimo dal punto di vista proprio della crescita. Salterà il Tour de France, lo rivedremo alla Vuelta, però insieme a Basso costituisce davvero una coppia che quantomeno per Vincenzo per i prossimi anni ci fa ben sperare. Poi glielo chiederemo ufficialmente a Vincenzo Nibali se è confermato che non sarà alla Tour de France? A quanto ci risulta la squadra non l'ha ancora ufficialmente, Basso e Kreuziger come uomini di classifica per la Grand Boucle. Bene, andiamo a sentire cosa ha detto questa mattina Sastre, magari durante la corsa Andrea De Luca avrà modo di avvicinare l'ammiraglia della Liquiga. Sentiamo cosa ha detto Sastre questa mattina, poi torniamo in corsa da Pancani Cassani. Carlos, lo avevi già detto in precedenza, forse era troppo duro questo giro, soprattutto per la tua condizione con la quale sei arrivato? Sì, dai, no, forse troppo duro, troppo veloce, penso che abbiamo fatto una classica ogni giorno, no? Ancora sono contento perché non mi trovo male, forse ho sbagliato qualcosa, ho fatto poca corsi, ma è così la vita, no? Questo non cambia, penso che quello che ha fatto ieri Liquigas, io le dico complimenti perché hanno fatto un bellissimo lavoro ieri, anche penso che quasi tutto questo Giro d'Italia, sono il più forte, è così. Sono i più forti, intanto la foratura di Aleksandr Vinokurov, Francesco e Davide.
Sì, meno di 100 km al traguardo, e questo è un momento delicato per Aleksandr Vinokurov, che era riuscito sulla salita verso il Gran Premio della Montagna di Forcola di Livigno ad uscire dal gruppo e a riaccodarsi ai 16 uomini in gruppo, e invece nella discesa, in questo tratto in falso piano, costretto di nuovo a rallentare per una foratura. Non c'aveva neppure la sua ammiraglia alle spalle, dunque è dovuta intervenire la macchina di assistenza meccanica per tutti i corridori. Questa è una fatica supplementare per lui, perché non c'è dietro al gruppetto nessuna ammiraglia, c'è una discesa, per lui la possibilità di rientrare sulla successiva salita. Intanto vedete Vanotti, come abbiamo detto nell'altro collegamento, sta tirando a tutta molto molto forte. Il lavoro della squadra in una tappa come questa è fondamentale. Pensate se adesso Basso avesse la squadra di Cadel Evans o anche quella di Vinokurov, sarebbe in grande difficoltà, sarebbe stato lui in prima persona a dover intervenire. Invece non sta utilizzando Agnoli, non sta utilizzando Smith, lavoreranno dopo, sta facendo un egregio lavoro Vanotti. Vanotti è salito bene sulla salita verso la forcola e adesso in discesa sta andando a tutta, come a tutta sta cercando di fare anche il Wiss, il corridore compagno di squadra di Sastre. Eccoli qua infatti due della Cervelo, questa è la testa della corsa, Marcel Wiss, svizzero della Cervelo, poi c'è anche Matthew Lloyd con Sastre e Voeckler che è rientrato. Vorrei dire anche io qualcosa su Nibali, secondo me sarebbe una pazzia schierarlo al Tour de France. Non dimentichiamoci che Nibali ha cominciato a correre a gennaio vincendo il Tour de San Luis, ha partecipato alla Treno Adriatico, è andato a tutta all'Amstel Gold Race, Frecce e Liegi, non doveva fare il giro, ha fatto il giro. E quindi dal momento che credo, anzi sono sicuro che i tecnici della Liquigas non sono pazzi, anzi cercheranno di preservare il patrimonio del ciclismo italiano che è Nibali, secondo me Nibali non farà il tour. Alessandra, di nuovo a te. Grazie Francesco Pancani. Nibali, Basso, una coppia d'attacco e una squadra perfetta, andiamoli a sentire questa mattina in un'intervista che ha realizzato Fabrizio Recente. C'è l'ultimo sforzo, speriamo in una giornata molto tranquilla, che non piova, magari che c'è tanto freddo, quindi, e poi alla fine credo che noi ci difenderemo e vediamo un po'. Ivan, nemmeno il tempo di godere per la soddisfazione di una maglia rosa che aspettavi da 4 anni ed è ancora battaglia. Sì, è quello che ripeto dall'inizio di questo giro, è un giro incredibilmente difficile, tutti i giorni c'è sempre da lottare, e così sarà anche oggi per il percorso, per il tempo, un po' per tutto, quindi bisogna stringere i denti. Vincenzo, a questo punto il tuo obiettivo è il podio come minimo? Ma sì, certo, era un po' nei miei obiettivi, sicuramente ora sono terzo in classifica, però c'è uno scarpone indietro che è molto vicino, quindi cercherò anche di controllarlo un po' di vicino e domani finisce il giro, vediamo un po'. Ivan, un'ultima battuta sui tuoi avversari. Ieri si sono praticamente arresi, oggi ti aspetti un colpo di coda da parte di qualcuno di loro? Ma noi, chiaro, siamo pronti perlomeno psicologicamente a tutto, auguriamoci di avere anche le gambe, bisogna correre sereni e tranquilli, sappiamo che abbiamo lavorato tanto per questo obiettivo e continuiamo a correre con lo stesso atteggiamento degli ultimi giorni. E continua la corsa che sta attraversando Livigno, noi ci fermiamo 60 secondi, poi torniamo qui. Ci sono 10 chilometri, veramente mi chiedo a volte certi giovani, certi neoprofessionisti come possano affrontare questa discesa, nel senso se qualcuno gli ha mai spiegato come comportarsi, perché al di là del fatto che la discesa ci sono le reti e tutto, comunque rappresenta un esercizio tecnico di altissima difficoltà, e lì ci può essere uno dei momenti chiave anche della tappa di oggi, se non del giro stesso. Silvio Martinello, 16 chilometri tecnici, difficili, Davide Cassani nella sua ricognizione l'ha definita la discesa più difficile del Giro d'Italia, Luca Gianalella diceva bisognerebbe insegnare ad andare in discesa, mi viene da chiedere, conta anche un po' lo spirito individuale di ognuno, cioè il fatto di chi si butta, non so, penso a Savoldelli, chi magari nella velocità non tiene il freno, cioè non ha remore, non ha paura. Ma è chiaro che lo spirito con cui si affrontano certe difficoltà è importantissimo e fondamentale, ma affrontando una discesa del genere, perché il bravo discesista non è quello che si butta a testa bassa
senza, con incoscienza, senza tenere in considerazione i pericoli. Il bravo discesista è colui che affronta appunto queste difficoltà con il feeling necessario, con il proprio materiale, con il proprio mezzo, e che riesce insomma ad avere le traiettorie efficaci e scendere con quell'efficienza necessaria per creare la differenza. Questa è una discesa, come è già stato detto più volte, difficilissima, tra l'altro preceduta da un percorso durissimo. Abbiamo già visto ieri il Mortirolo affrontato a tutta, per esempio, da Evans e da Vinocuro, quante difficoltà hanno avuto nei primi chilometri di discesa, questo anche a causa della scarsa lucidità che avevano. La prudenza di Ivan Basso, che era solo prudente, non era incosciente, e si è giocato il suo straordinario risultato poi nel percorso che portava verso la Prica, e invece la lucidità di Arroyo, che si è gestito benissimo sulla salita, non ha voluto andare oltre i propri limiti, ha avuto quella lucidità aiutato anche da una capacità naturalmente non comune rispetto agli avversari, a recuperare tutto quel terreno e riaprire per qualche chilometro il discorso maglia rosa. Quindi sono tutte situazioni che chiaramente devono essere calcolate con precisione dagli atleti, e anche questo fa la differenza tra il campione e il corridore mediocre. Peppe Conti, intanto la regia di sovraimpressione ci manda tutti i nomi dei componenti della fuga, prego. Bene, direi che stiamo per vivere un'altra giornata molto bella, molto appassionante, perché guarda i nomi di quei corridori in fuga: c'è Sastre, c'è Vinocuro, c'è Cunego, e soprattutto dietro ci sono già 4 o 5 uomini di Liquigas in fila e che devono condurre il gruppo, un gruppo già assottigliato, e siamo a 92,2 km all'arrivo, quindi pensa come arriveremo al Gavia, e quindi ci aspettiamo un'altra giornata intensissima comunque vada questa corsa. Gianni Mura, noi ci sederemo nel nostro ufficio di là, televisione a tutta, sperando che questa non sia la coppia sbiadita della fuga dell'Aquila. Rossa Voldelli, il nostro amico Paolo, ci dica qualche cosa in merito. A me la discesa da questo versante del Gavia ricorda molto quella della Fauniera, che vide il Falco grandissimo protagonista. E ti interrompo, sai perché? Perché gliel'abbiamo chiesto l'altro giorno e lui ci ha detto che il Fauniera è molto, le curve sono molto più strette, uh-huh, mentre qui i tornanti sono molto più larghi. Okay. Ti riferisco a quello che mi ha detto Paolo Savoldelli. Perfetto. Meno male, dice Martinello. Perfetto, anche qui c'è il rischio comunque, se si prende qualche curva con un'estrema leggerezza, insomma, come ieri ha fatto Vinocuro. Giorgio. Ecco. Sì, ha ragione il Falco, perché ci sono sicuramente delle curve pericolose, ma ci sono anche dei rettilini molto stretti che magari potrebbero invitare alla velocità, ma che poi sono doppiamente insidiosi, perché la strada non è ovunque bella asfaltata di fresco, anzi ci sono alcune buche, c'è della ghiaia sul selciato, e poi alla fine di questi rettilini spesso c'è una curva mal segnalata, senza parapetti, e quindi molto pericolosa. Io credo che abbia ragione Beppe Conti dicendo che questa tappa va seguita, perché veramente potrebbe succedere di tutto. E dovete seguirla tutti davanti ai teleschermi, qui dal nostro palco del processo, grazie ai gemelli Viberti, Paolo e Giorgio, Tutto Sport e La Stampa, Luca Giovanella della Gazzetta dello Sport, a Gianni Mura, a Beppe Conti e a Silvio Martinello, che seguirete in telecamera. Il lavoro dei nostri elicotteri, dell'aereo Ponte, eccole qua dunque le immagini in diretta della 20ª tappa da Bormio a Ponte di Legno, passo del tonale, 178 chilometri, abbiamo vissuto gli ultimi giorni con il dubbio Gavia sì, Gavia no, e invece la cima Coppi dell'edizione 2010 del Giro d'Italia oggi si farà, e da un versante inedito, dunque salendo su da Bormio, quella strada che nella storia del Gavia al Giro è sempre stata fatta in discesa. La salita è molto più facile rispetto al versante di Ponte di Legno, la discesa, come abbiamo già tante volte detto, la più tecnica e la più difficile di questo Giro d'Italia. Una tappa, intanto vediamo Pirazzi con la maglia verde Lloyd, siamo adesso sulla salita che porta al passo Eira, Sastre all'attacco. Sastre all'attacco, Carlos Sastre è riuscito ad evadere dal gruppo, ad uscire dal gruppo della maglia rosa sulla salita che portava al Gran Premio della Montagna di Forcola di Livigno, una salita lunghissima, 18 km con un dislivello di 1278 metri, pendenza media del 7,1%, pendenza massima del 13%, GPM piazzato a quota 2315 dopo che il gruppo aveva attraversato per 32 km il territorio svizzero e poi è rientrato in Italia.
Sono 5 i corridori della Liquigas Doimo nel gruppetto maglia rosa, non c'è Valerio Agnoli, probabilmente ha pagato lo sforzo di ieri, c'è Vanotti, bravissimo, c'è naturalmente Nibali, abbiamo visto Smith e abbiamo visto Kieserlowski. Dunque, come è sempre stato negli ultimi giorni, meglio possiamo dire dall'inizio del giro, Liquigas è davanti a cercare di controllare la situazione. Liquigas Doimo, che una volta di più dimostra di essere la squadra più compatta, sicuramente la formazione punto di riferimento di questo Giro d'Italia. Damiano Cunego, che faceva parte del drappello al comando, è stato ripreso dal gruppo Maglia Rosa. E qua siamo con la testa della corsa, con Carlos Sastre. Alla vigilia del Giro d'Italia era uno degli uomini più attesi, uno dei favoriti per la conquista della maglia rosa a Verona, e invece il suo è stato una gira, è stata una corsa piena di difficoltà, e ha avuto diverse giornate difficili, era rientrato in classifica con l'ormai famosa fuga dei 56 dell'Aquila, però in realtà al podio e ancora di più alla zona rosa della classifica non si è mai avvicinato. E adesso è sesto con un ritardo di 5 minuti e mezzo, è partito presto nella prima salita salendo verso la Porcola, con lui un compagno di squadra, Wiss, che gli ha dato una mano fino a pochi chilometri fa, ed è lui, lo abbiamo visto prima, a tirare in testa al gruppo, e come vedete anche il gruppo naturalmente non lascia fare, uno splendido Vanotti al comando a tirare per Basso e Nibali. Il ritardo del gruppo della maglia rosa che si aggira sempre intorno al minuto e mezzo rispetto ai battistrada. Andiamo in corsa da Andrea De Luca, è il primo collegamento con le nostre motocronaca. Buon pomeriggio Andrea. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno ai telespettatori. Motocronaca pilotata da Massimo Valeri, siamo dietro al gruppo della maglia rosa sulla prima ascesa della giornata lunghissima, 18 chilometri, abbiamo visto tanti protagonisti di questo Giro d'Italia distrutti dalla fatica mollare, abbiamo visto prima Tondo Vulpini della Cervelo, poi abbiamo visto Stefano Garzelli che aveva anche una vistosa benda sulla gamba destra, l'avete detto voi, abbiamo visto Agnoli staccarsi per la prima volta in questo Giro d'Italia dal gruppo, aveva speso tutto. Complimenti a Pozzato che invece è rimasto insieme al gruppo Maglia Rosa fino a un chilometro dalla vetta e poi adesso in discesa è rientrato, sta con i primi mentre sta faticando un po' di più a tenere il ritmo del gruppo Maglia Rosa Ricci Porte, che però è ben supportato dai suoi compagni di squadra della Saxo Bank. Ultima cosa, in discesa è caduto Albasini della HTC Columbia, per lui è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari in gara, un vistoso cerotto sotto l'occhio destro. Grazie Andrea, intanto abbiamo visto il gruppo di testa, qua con le immagini invece siamo sul gruppo della maglia rosa, tirato sempre dagli uomini di Ivan Basso, un gruppo che si è notevolmente assottigliato. Sono davvero pochi, anche perché la salita precedente era lunghissima, sono arrivati a 2300 metri di altitudine, qui come vedete siamo agli ultimi 3 km di una salita regolare, una salita che è intorno al 7-8%. È rimasta nelle gambe la tappa di ieri, mi sa, molti, eh. Rimarrà, già si sono ritirati e sono Garzelli, Tondo e Bonnet. E rimarrà nelle gambe anche questa, perché come quasi sempre sono partiti a tutta, hanno fatto la Porcola molto molto forte e oggi, non dimentichiamolo, è una delle tappe più difficili, almeno sotto il profilo altimetrico, quasi 5.000 metri di dislivello e sul Gavia sta piovendo. Questo è il gruppo di testa, allora andiamo a vedere la composizione, sono in 15 davanti, si tratta del francese Hubert Dupont della AG Désert, del colombiano José Rodolfo Serpa Pérez della Androni, poi c'è Alexander Vinokurov della Astana, due della B-Box Quick Telecom sono Thomas Vöckler e Johan Schopp, e poi per la Kessel de Parna c'è Sandio, per la Cervelo ci sono Sastre e Wiss. Per la Cofidis David Moncoutier, francese, poi c'è Stefano Pirazzi della Conago CSF, c'è Gilberto Simoni della Lampre Farnese, la maglia verde di Matthew Lloyd della Omega Farmalotto, Peter Binning, olandese della Rabobank, c'è Marco Pinotti dell'HTC Columbia e c'è Laurent Didier della Saxo Bank. Il papà di Didier è stato un gregario di Bernard Hinault, quindi figlio d'arte, questo lussemburghese che corre nel team Saxo.
circa un minuto e mezzo di vantaggio per questi 15 uomini al comando, anzi eccolo qua, lo vediamo proprio in diretta, il nuovo aggiornamento cronometrico con la vecchia cara lavagna viene segnalato ai corridori del gruppo della maglia rosa, un minuto e due secondi. Ci sono davanti degli uomini di classifica, pensiamo soprattutto a Sastre, a Vinokurov e a Pinotti, questa invece è la vecchia maglia rosa, la ex maglia rosa di Arroyo, che ha tenuto la bicicletta. La bici rosa, sì, evidentemente gli piaceva. Qualcosa di rosa, il suo sogno continua, perché è anche giusto che sia così. Il giro non è finito ieri all'Aprica, c'è ancora questa tappa che di insidie ne può nascondere davvero mille. Andiamo in corsa da Paolo Savoldelli, buon pomeriggio Paolo. Buon pomeriggio a tutti dalla Motocronaca 2 guidata da Vincenzo Di Nuzzo. Ancora anche oggi una tappa veramente interpretata tutta. Abbiamo fatto la forcola fortissimo. Vis ha sempre tirato tutta la salita e mettendo in fila tutti, ogni tanto si staccava qualcuno e poi prima dello scollinamento è rientrato Vinokuro veramente veramente forte. Tra l'altro sul piano poi di Livigno ha forato, si è trovato da solo e ha dovuto rientrare ancora sui primi. A voi. Grazie Paolo, andiamo alla postazione internet con Pietro Plastina, perché oggi c'è quasi una provocazione, no, per quanto riguarda internet. Pietro. Ok, dunque, allora, stavo un po' leggendo i post che ci stanno arrivando e in molti si chiedevano la Liquigas, dunque, ha saltato il foscagno. Adesso abbiamo ha saltato il forcola perché non si è vista, adesso insomma sta nel gruppo. Quando partirà l'attacco della Liquigas? All'Eira, al Foscagno, oppure si aspetterà proprio lo strappo del Gavia? La Liquigas oggi non deve attaccare, deve difendersi. La classifica, se dovesse rimanere così, per Basso sarebbe l'ideale. A 50 secondi di vantaggio su Arroyo, ha un ottimo vantaggio su Scarponi, non parlo di Nibeli perché è compagno di squadra di Basso. E quindi oggi il compito, l'obiettivo della Liquigas secondo me è quello di difendersi. Difendersi e magari cercare qualcosa, Davide, sull'ultima, esatto, sull'ultima salita, quella che porterà al traguardo del passo della Tonale, ma il punto chiave in pratica è da ottobre, da quando è stato presentato il tracciato del Giro d'Italia, che lo diciamo, il punto chiave di questa tappa e chissà forse di tutto il Giro potrebbe essere non in salita ma in discesa, giù dal Gavia. E Arroyo in discesa lo ha dimostrato ieri, è molto molto forte. Allora quale potrebbe essere la strategia, la tattica? Se Basso sta benissimo potrebbe cercare di staccare Arroyo sulla salita del Gavia. Lo ricordiamo, l'abbiamo già detto tante volte, il Gavia dal versante di Santa Cristina Valfurva è molto meno impegnativo rispetto all'altro versante. Però è importante per Basso avere almeno un paio di uomini in fondo a Ponte di Legno, perché a quel punto mancheranno 13-14 km, una salita facile, pedalabile, dove compagni di squadra saranno determinanti. Intanto intanto oggi stiamo assistendo all'attacco della Cervelo. Andiamo da Andrea De Luca in corsa. In corsa di fianco l'ammiraglia della Cervelo con Philippe Mauduit. Allora, Carlo Sastre fino all'ultimo oggi è là davanti. Sì, sì, Carlos è sempre come lo fa di solito fino all'ultimo giorno, lui prova di fare la gara e per lui finisce domani sera il giro, allora oggi prova anche con le ultime forze che ce l'ha. Carlos è deluso da questo giro, ha avuto una grande occasione dopo la tappa dell'Aquila, però tanti problemi alla schiena anche sentivo da lui. Sì, sì, ha avuto tanti problemi alla schiena, ma lui non cerca neanche scuse, lui cerca di fare il meglio che possibile ogni giorno e oggi ha chiesto alla squadra di andare veloce all'inizio, di fare a tutta e di provare nella prima salita qualcosa. Allora tutti hanno rispettato sua idea perché sanno che quando lui chiede qualcosa dà tutto. Tra l'altro lui grandissimo sempre nei giri nella terza settimana e poi all'Aquila aveva inventato qualcosa di importante, avevate inventato qualcosa di importante. Sì, 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 ma questo è tipico Carlos, lui sempre, sempre, anche quando è a mali dappertutto, lui è un guerriere, prova sempre qualcosa, anche se
A volte sappiamo tutti che la Liquigas, come l'abbiamo detto da tanto tempo fa, è la squadra la più forte. Lui nella testa ha mai perso fino a quando la linea non è passata. Grazie a Filippo Modui, a voi la linea. Intanto manca poco al Gran Premio della Montagna, al passo di Eire, c'è il nuovo scatto di Matthew Lloyd che vuole andare a riconquistarsela in tutti i sensi, la maglia verde di miglior scalatore che oggi indossa, sempre stato momenti di che Ivan Lorenzo ha sulle spalle la maglia rosa, però in realtà è il varesino, il primo nella classifica degli scalatori. È già transitato al comando sulla forcola di Livigno Matthew Lloyd, che adesso va a prendersi anche i punti alla Gran Premio della Montagna di Passo di Eira. 87 chilometri alla conclusione, adesso una breve discesa e poi di nuovo salita verso il Poscagno. Splendido scenario anche oggi con tutte queste montagne innevate, c'è grande curiosità, grande attesa quando il gruppo arriverà sul Gavia, perché passeranno in pratica in mezzo a due muri di neve alti quasi 3 metri, un varco aperto con la presa, condizioni della strada comunque davvero ottime nonostante l'asfalto sia bagnato, e questo è un problema soprattutto quando comincerà la discesa dopo lo scollinamento dal Gran Premio della Montagna. Ha un valore particolare, magari simbolico, però a mio avviso un valore davvero importante, che in questa fuga ci sia dentro Gilberto Simoni. Lo troviamo in classifica generale con un ritardo di 2 ore 31 minuti e 51 secondi e fa un certo effetto, però oggi è il suo penultimo giorno in gruppo, perché domani con la cronometro di Verona chiuderà la sua eccezionale carriera, e oggi nel penultimo giorno buono, perché certo lui non può dire la sua, non può contare a cronometro, ci prova e vuol lasciare a modo suo il segno. Intanto vedete il gruppo con un ritardo di 1 minuto e 7 secondi da Lloyd, 1 minuto dagli altri. Beh, oggi è il classico tappone alpino. Simoni è passato professionista nel 94, 17esima stagione. Ha vinto 2 giri d'Italia, ha vinto 7 tappe, ha vinto tappe al Tour e ha vinto tappe alla Vuelta, ha vinto sull'Angliru, ha vinto sullo Zoncolana per 2 volte, salite considerate le più dure d'Europa. Non era ancora riuscito a dare una zampata in questo Giro d'Italia, non so se oggi ci riuscirà, ma in una tappa dove è importante l'esperienza, è importante il recupero, è importante il fondo, beh, è encomiabile la grinta di questo ragazzino nato nel 1971 e che ha la 15ª partecipazione al Giro d'Italia. Ha fatto davvero di tutto per esserci a questo Giro d'Italia, magari arrivando al traguardo nelle varie tappe con ritardi notevoli nel gruppetto, forse non proprio nel gruppetto dei velocisti, ma quasi. Però una delle immagini più belle che resterà di questa edizione del Giro, quando ha tagliato il traguardo sullo Zoncolan, quella che prima di quest'anno era stata la sua montagna. 2 volte il Giro sullo Zoncolan, prima del 2010, 2 volte il successo di Gilberto Simoni. Sembrava quasi, Davide, di rivedere, a molti è tornata in mente l'immagine di Franco Ballerini quando tagliava il traguardo, quando ha tagliato per l'ultima volta il traguardo della Roubaix. È stata una passerella, si è gustato lo Zoncolan nelle passate scalate, era lì a lottare per la vittoria. Gilberto Simoni, beh, tanto adesso è davanti e quindi staremo a vedere quel che riuscirà a fare. E qua siamo a Trepalle, che è il paese, il centro abitato più alto di Europa, a 2069 metri, e io chiamerei in casa il professor Pagnani, che è il responsabile del servizio di radioinformazioni. Aspetta, abbiamo forse qualche problema di audio? Qualche problemino di audio? Eccoci, prego professore. Sì, eccoci a Trepalle, appunto, che è il centro abitato più alto d'Europa, così si dice, penso che sia vero, o comunque uno dei più alti d'Europa, 2069 metri, ed è anche uno dei posti più nevosi d'Italia, forse il posto più nevoso d'Italia statisticamente, e anche più freddo, e si registrò negli anni 50, mi pare di ricordare, una temperatura addirittura di 45 gradi sotto zero, la temperatura più bassa mai registrata in un centro abitato
italiano. La Siberia d'Italia. Sì, esattamente. Qualcuno forse lo ricorda, qualcuno con i capelli bianchi, ricorda che Tre Palle veniva trasmesso dalla RAI nei famosi momenti dell'intervallo e si vedeva quella diapositiva in bianco e nero con Tre Palle tutto innevato, sommerso dalla neve. Questo è una marcord. E qua invece con la striscia rossa abbiamo ripercorso la tappa fino a questo momento, fino appunto a Tre Palle. Abbiamo visto Basso, un brutto ricordo per Basso, quella famosa tappa dove si scalava il Foscagno e dove l'arrivo era proprio a Livigno con un ritardo, era il 2005, di superiore ai 40 minuti per Ivan Basso. 42 minuti di ritardo quel giorno arrivò, aveva conquistato la maglia rosa due giorni prima, gliela portò via Paolo Savoldelli. E noi andiamo proprio dalla Falco, da Paolo Savoldelli in corsa sulla Motocronaca 2. Nuovo stop per Alessandro Vinocro, che ha sostituito di nuovo la ruota dal suo meccanico perché probabilmente ne voleva una particolare. Questa fuga non penso che abbia tanto tempo, che possa durare ancora tanto tempo, perché dietro vedo rientrare il gruppo. Il problema di questa fuga è che Viss tira sempre, non c'è una squadra che ha due o tre uomini che lavorano. Vinocro ha provato a rilanciare l'andatura, ma quando è rientrato ha speso parecchio. A voi. Mi sa che ancora una volta sarà corretta la previsione di Paolo Savoldelli, perché lo vediamo bene da questa inquadratura con il nostro elicottero, anche il distacco visivo tra i 15 davanti e il gruppo Magliarosa. Ed il vantaggio del gruppo Magliarosa è che la discesa del Foscagno è bellissima, non è per nulla pericolosa, è veloce, poi come vedete il punto è asciutto. Ed è per questo che anche in quella discesa Vanotti può andare giù a tutta. Adesso ci prova Stefano Pirazzi della Colnago CSF, uno dei giovani che più si è messo in luce in questo Giro d'Italia, anche se ha concretizzato poco, va detto, però insomma quasi sempre all'attacco. Sì, fin dai primi giorni, fin dal primo giorno tappa in linea con l'arrivo a Utrecht, lui è stato promotore di una fuga. È un giovane interessante, tra gli under 23 ha partecipato a due campionati del mondo, non sa dosare bene le forze, perché quando sente di star bene va all'attacco, ed è per questo che in alcuni giorni trova particolare difficoltà nell'arrivare al traguardo, ma è un corridore molto molto forte. Poco più di 80 km al traguardo, siamo sempre sulla salita del Foscagno, quando saranno al Gran Premio della Montagna, mancheranno 78 km al traguardo. Abbiamo visto intanto i passaggi al GPM del Passo di Eira con gli altri 5 punti conquistati per la classifica della maglia verde da Matthew Lloyd. Andiamo da Andrea De Luca in corsa con uno dei grandi protagonisti di questo Giro d'Italia, con la sua ammiraglia Stephens. Ieri abbiamo visto un Arroyo Indomito in discesa, stava compiendo un capolavoro. Sì, bene, lui voleva guardare il maglio rosso fino a quando sulla possibilità, voleva difenderlo perché è una cosa grande il maglio rosso, allora lui ha fatto tutto il possibile, però è stato incontro un gran squadra che era Liquigasi, un gran Basso. Cos'è mancato ieri ai piedi del Mortirolo? Era la compagnia era giusta, però non c'era più benzina, non ne avevano più. Sì, a piedi siamo fatti la discesa a tutta e poi fino agli ultimi chilometri erano duri. Io credo che le compagnie del gruppo mancavano la forza, allora niente, che siamo stati lì, però adesso in secondo posto va bene, ci va bene e difenderemo. Tra l'altro c'è la discesa del Passo del Gabbia, che è considerata la più difficile di questo Giro d'Italia. Lui ieri ha dimostrato di poter fare la differenza in discesa, ci proverà o no? No, ieri era una cosa un po' esagerata, no? Arroyo aveva la maglia rossa, lì davanti con Nibali, con Scarpone e Basso hanno stato con due minuti, allora loro hanno fatto le discese tranquilli e dietro, chiaro che ha fatto a tutta, però la differenza non c'era tanto nel giorno di oggi. Grazie a Stephens, a voi la linea. Non può dire altrimenti. Eh no, infatti.
non può dire altrimenti. Però Davide, andando a scorrere la classifica generale, troviamo questi 51 secondi di ritardo di Arroyo rispetto a Ivan Basso. Non è un distacco che ti può garantire una sicurezza assoluta? No, assoluta no, un po' di apprensione c'è sempre, però Arroyo non è Cadel Evans, non va così forte a cronometro e sono convinto che se dovesse Basso arrivare domani mattina con questo vantaggio avrebbe 99 probabilità su 100 di vincere, non è il 100%. Ecco, pensando già al cronometro di domani, Basso Arroyo, quale deve essere il margine di sicurezza per la cronometro del Varesino? Io penso che 50 secondi siano già un margine abbastanza rassicurante, però se avesse un minuto e 10 avrebbe il 100% di possibilità di vincere questo Giro d'Italia, perché è una cronometro di 15 km, perché c'è la salita, perché la discesa non è pericolosa, ci sono solamente un paio di curve e niente altro, e a fine giro un corridore come Basso va molto meglio rispetto ad altri, parlo sempre della cronometro. Lo vediamo da questa inquadratura, il vantaggio abbastanza limitato di Stefano Pirazzi nei confronti degli altri uomini che erano con lui in fuga, e poi poco più indietro, inferiore al minuto adesso, il ritardo del gruppo della Maglia Rosa. Tra pochi istanti andremo con Giro in diretta e saremo in diretta appunto anche su Lesi 3 oltre che Rai Sport Più, Rai Sport 1. Sempre sulla salita del Passo di Foscagno, è il terzo Gran Premio della Montagna, 14 secondi il vantaggio di Pirazzi sul resto della fuga, 56 secondi il gruppo della Maglia Rosa, sono una quarantina. Sta tirando forte Vanotti, bravissimo oggi, lo conoscevo come un ottimo passista, ma oggi sta dimostrando di essere forte anche su salite come questa. Sport. Rincorsa lunga 4 anni dal 28 maggio 2006 al 28 maggio 2010, una rincorsa rosa, quella di Ivan Basso, che al giro è tornato a guardare tutti dal primo al terzo Gran Premio della Montagna della giornata. Siamo al Passo di Foscagno dove per primo transita Stefano Pirazzi. C'è stata incertezza fino a questa mattina, il bel tempo, comunque l'assenza di neve, ha permesso agli organizzatori di proporre la tappa con la Porcola e soprattutto con il Gavia. La situazione, mancano dunque meno di 80 km al traguardo, c'è in corso una fuga con uomini importanti, soprattutto Carlos Sastre, Alexander Binocuro, in questa fuga anche Gilberto Simoni, un significato simbolico per Simoni che domani concluderà la sua eccezionale carriera. E poi per quanto riguarda ancora la classifica generale, importante anche la presenza di Marco Pinotti. Dietro però il gruppo, sempre tirato dagli uomini della Liquigas Doimo, sta controllando, aveva poco fa un ritardo di 56 secondi, vedremo adesso al passaggio al Gran Premio della Montagna il distacco del gruppo della Maglia Rosa. E qua invece siamo nella zona del traguardo, perché la tappa si può svolgere normalmente, transitabile la strada che porta a Passo Gavia e che poi dopo il Gran Premio della Montagna scende a Ponte di Legno, però lo vedete anche da questa inquadratura, ci sono nuvole molto basse, nebbia, complicato il lavoro, molto complicato il lavoro dei nostri elicotteri ed anche il lavoro dell'aereo Ponte in cuore. Cosa tirato da Vanotti? Queste, ve lo ricordo, di Stefano Pirazzi, una discesa molto bella, strada larga, molto pedalabile, una discesa estremamente veloce. E allora possiamo coinvolgere subito Paolo Savoldelli, obbligatorio quando si parla, quando la strada comincia ad avere una pendenza all'ingiù, quando si parla di discese dobbiamo assolutamente chiamare in causa Paolo Savoldelli. Buon pomeriggio. Sta rilanciando un po' la velocità Binocuro adesso, abbiamo raggiunto anche i 72 km all'ora in un certo punto. No, niente da fare, purtroppo. Troppo veloce. Troppo veloce. Troppo veloce anche per la nostra moto, oggi una giornata
di sofferenza anche per il nostro lavoro, per poter garantire le immagini di questa tappa, l'ultima frazione in linea del giro che si concluderà domani con i 15 km dell'Acroattico, un altro giro. E da quel momento in là la Liquigas Doimo non ha davvero sbagliato un colpo, tatticamente il capolavoro è stato nella tappa di ieri del Mortirolo. Buon pomeriggio a Silvio Martinello. Buon pomeriggio Francesco, buon pomeriggio naturalmente anche ai gentili telespettatori in ascolto. Sì, dopo l'Aquila possiamo dire che è iniziato un altro giro che ha reso quello accaduto all'Aquila ha reso tutto più spettacolare, diciamolo subito. Ha obbligato i grandi favoriti e su tutti Ivan Basso con la sua squadra a rivoluzionare la loro tattica, il loro approccio a quella che normalmente è la settimana decisiva, vale a dire l'ultima, perché da lì è iniziato questo lungo inseguimento alla maglia rosa che si è concluso ieri con quella fantastica giornata all'Aprica. Ecco, diciamo che è iniziato un giro che dopo l'Aquila che ci ha fatto divertire, ci ha fatto parlare, ci ha fatto discutere molto, ma allo stesso tempo abbiamo avuto la netta sensazione di aver ritrovato un campione come Ivan Basso che si è riproposto i livelli che erano a lui congeniali prima della squalifica e soprattutto un giovane Vincenzo Nibali che sta accumulando un'esperienza che gli farà molto comodo fin dall'anno prossimo, perché questo, su questo ragazzo possiamo senza dubbio mettere i nostri propositi futuri. Sarà certamente un ragazzo che farà parlare di sé, soprattutto nelle corse a tappe, molto molto competitivo. 35.204 intanto la media oraria dopo le prime tre ore di corsa. Vincenzo Nibali, Davide, che con ogni probabilità, ancora non è stato ufficializzato, ma con ogni probabilità non prenderà parte al Tour de France per invece essere alla via della Vuelta, magari in prospettiva mondiale. Sarebbe una pazzia schierarlo al Tour. Non dimentichiamoci che Vincenzo quest'anno ha cominciato a correre a gennaio vincendo il Tour de San Luis in Argentina. Ha corso l'Atreno Adriatico, ha corso altre gare a tappe, ha cercato di fare risultato anche alla Freccia, all'Amstel e a Liegi-Bastogliesi. Non doveva fare il giro, è qui, ha vinto una tappa, ha indossato la maglia rosa, è stato un gran bel giro per lui. Beh, sarebbe da pazzi schierarlo al Tour, dal momento che i tecnici della Liquigas non sono pazzi, credo che gli faranno far saltare il Tour de France. E questi che abbiamo visto, stiamo vedendo anche in grafica, sono i corridori del gruppetto, i primi inseguitori di Stefano Pirazzi che ha la comando della corsa. Per quanto riguarda i grossi calibri ci sono Sastre, Vinokurov e Pinotti. A proposito del programma stagionale rivoluzionato, a questo punto possiamo dire, di Vincenzo Nibali, andiamo nella postazione internet dove come sempre per noi c'è Pietro Plastina. Buon pomeriggio Pietro. Buon pomeriggio a voi. Infatti Marco proprio chiedeva migliori chiarimenti su questo. Lui dice ma probabilmente lui psicologicamente sarebbe pronto, carico per il Tour, come mai non sarebbe anche una limitazione al corridore evitargli di fare il Tour? No, perché ripeto, quest'anno Nibali era partito per far bene ad inizio stagione e per puntare anche alle classiche tipo Freccia, Liegi, Amstel, non doveva fare il giro. Facendo il giro praticamente è da gennaio che si sta allenando e anche tanto, non può secondo me prendere parte alla Tour de France ed è giusto secondo me a questo punto saltare il Tour per poi eventualmente fare la Vuelta da capitano e chissà anche essere convocato per i mondiali di Melbourne, anche se non sono adatti alle caratteristiche del siciliano. Qua siamo tornati con le immagini in diretta, però oggi davvero dobbiamo fare, anzi dovranno fare dalla nostra regia i salti mortali, perché ci sono continue interruzioni, perché non sembra da questa inquadratura, c'è anche qualche squarcio di sole, però insomma è una giornata da un punto di vista meteo molto molto difficile e per fortuna che la situazione consente di fare comunque il Gavia. Dicevo prima dell'intelligenza tattica di Basso della Liquigas Doimo, con una situazione del genere cercano di andare in salita regolari senza forzare troppo e di tirare in discesa, a tal punto che sulla salita verso il Foscagno alcuni corridori sono rientrati ed è rientrato anche un compagno di squadra di Ivan Basso. Sastre è pericoloso ma fino ad un certo punto, il ritardo in classifica è di 5 minuti e mezzo. Per Basso una situazione del genere è ottimale perché ha tanti compagni di squadra al fianco e Sastre non troppo lontano.
Torniamo sul palco del processo alla tappa, questa volta per dare il benvenuto a Beppe Conti, la storia della Gavia al Giro d'Italia, una storia cominciata nel 1960. Buon pomeriggio Beppe. Sì, buon pomeriggio a voi tutti. Sì, è una storia molto suggestiva, leggendaria, proprio da quella prima volta che fece discutere un sacco. 1960, un'invenzione di un geniale, magico organizzatore del Giro d'Italia, Vincenzo Toriani, che scoprì questa montagna, era completamente sterrata 50 anni fa, e pensa cosa si dice abbia fatto Toriani in quell'occasione. La strada era ridotta, più breve ancora di quella di oggi, come fondo stradale, e nel salire dal versante di Bormio, dal versante di Ponte di Legno, al contrario rispetto ad oggi, c'era il rischio davvero che qualche macchine di allora, di 50 anni fa, si potessero fermare, e si dice che Patron Toriani avesse stipulato una speciale assicurazione per cui se una macchina del seguito, una macchina che precedeva la corsa, fosse andata in panne, avrebbero tolto i bagagli e gettata nel burrone per poter liberare la strada e far passare il Giro d'Italia. Quel giorno accadde veramente di tutto, 50 anni fa. Massignan fece meglio di Charlie Gaul in montagna, e quindi immaginate il trionfo degli italiani. Nella discesa però forò due volte, c'era una moto con un meccanico con delle ruote a bordo, quella moto si inceppò, si parlò di boicottaggio. Massignan venne ripreso in extremis da Charlie Gaul e perse questa tappa per 14 secondi. Intanto alle spalle Nencini aveva staccato Jacques Anquetil in maglia rosa, era virtualmente padrone del giro Gastone Nencini, ma due italiani aiutarono Jacques Anquetil nel finale, non certo gratuitamente, e per 28 secondi Jacques Anquetil salvò la maglia rosa. A distanza di due mesi Gastone Nencini si prese una clamorosa e trionfale rivincita aggiudicandosi il Tour de France. Quello fu il primo Gavia, poi ce ne sono stati a tanti altri, e quell'altro che ha lasciato il segno è stato quello dell'88, e che certamente meglio di me possono raccontare sia Silvio Martinello che Davide Cassani, perché erano presenti. In mezzo tante altre arrampicate al Gavia, ma direi che le due che hanno segnato il giro e che sono entrate nella leggenda sono quelle due, 60 e 88. Silvio, a proposito del Gavia 1988, tu c'eri quel giorno? Fu una giornata tremenda, Francesco, nel senso che già si intravedeva fin dalla partenza una situazione difficile a causa del maltempo, tanta pioggia. La partenza quel giorno era da Chiesa a Valmalenco, discesa, aprica, già sulla aprica a 1200 si iniziava a intravedere qualche fiocco di neve, chiaramente giù a Debolo e poi salire Ponte di Legno. Man mano che si andava su la pioggia si faceva sempre più solida e iniziò a nevicare copiosamente, una tormenta di neve, tanto freddo. Noi quell'anno, io nella squadra ero all'Atala, Franco Chibiori ebbe un'intuizione, mandò una miraglia in cima al Gavia, e lì tutti i corridori componenti della squadra avevano il loro materiale asciutto, ci siamo completamente cambiati, abbiamo potuto affrontare quella discesa con serenità e con attenzione, ma senza soffrire troppo il freddo. Freddo che tanti altri hanno invece accusato. Ho visto scene che ora fanno sorridere, ma che allora erano scene veramente drammatiche, corridori addirittura che per riscaldarsi invertivano il senso di marcia e risalivano sul Gavia tentando naturalmente di avere, insomma, facendo fatica, insomma, di poter recuperare meglio. Insomma, una giornata tremenda in cui accadde un po' di tutto. E qua con le immagini, intanto siamo sul ghiacciaio Paradiso e qua si scia ancora, questi sono i maestri di sci della scuola. È stato al termine della discesa, tra poco dal passo del Foscagno, tra poco ci sarà il nuovo passaggio da Bormio, dove la tappa è partita stamani. I chilometri in programma sono 178 complessivamente per questa tappa. Si è temuto a lungo che il percorso dovesse essere ridisegnato, invece è stato mantenuto il tracciato originario. Dopo Bormio comincerà il Gavia. Però prima un'altra salita breve ma abbastanza impegnativa alle Motte, affrontata anche nel 2000 quando il Giro fece tappa proprio a Bormio. Ricordi belli, ricordi brutti. Cominciamo da quelli brutti, Davide, del 2005. Riguardano Ivan Basso che nella tappa che si concluse a Livigno arrivò con un ritardo superiore ai 40 minuti. Conquistò la maglia rosa due giorni prima a fondo, poi il giorno dopo la perse, la maglia rosa la conquistò Paolo Savoldelli a Ortisei,
E proprio il giorno di Livigno, crisi nera sullo Stelvio e arrivò con 42 minuti di ritardo. E invece i ricordi belli, bellissimi, sono quelli di Gilberto Simoni, che ve lo ricordo oggi è in fuga, la fuga che è subito alle spalle della battistrada Stefano Pirazzi. Domani concluderà la sua eccezionale carriera, una carriera al Giro d'Italia cominciata proprio a Bormio. 28 maggio 2000, la tappa con il Gavia, con l'arrivo a Bormio, primo, sempre 28 maggio, eh? Primo Gilberto Simoni, che conquistò la sua prima tappa al Giro d'Italia, ne ha vinte 7. Questo è Ivan Basso, che approfitta di questo tratto terminato la discesa prima che la strada torni a salire per mangiare qualcosa importantissimo in tappe come questa, la capacità di sapersi alimentare, e questa è l'ex maglia rosa David Arroyo. Andiamo in corsa con le nostre moto partendo da Andrea De Luca. Buongiorno a voi, Non siamo veramente fortunati con questi collegamenti, dobbiamo tornare con le inquadrature, con le telecamere fisse dall'arrivo al passo del Tonale. Siamo a quota 1883, mentre Nazareno Balani ci sta riproponendo le immagini del Gavia, dove arriverà tra poco la corsa Cima Coppi del Giro 2010. Con il termine Cima Coppi viene definito il punto più alto in ogni percorso del Giro, istituita nel 1965, la prima Cima Coppi fu lo Stelvio. Torniamo adesso in corsa da Andrea De Luca, vediamo se ce la facciamo. Andrea. Buongiorno a tutti, con il gruppo stiamo, sì, mi sentite? Con il gruppo stiamo per arrivare a Bormio, una discesa molto veloce, l'avevate già sottolineato voi in telecronaca, grande frenatona per un membro della squadra Sky, Cummings, che ha forato lungo proprio le pendici della discesa, per lui foratura alla ruota posteriore. A voi la linea. È riuscito a rientrare Sabatini ed è naturalmente lì in testa a tirare, non naturalmente, nel senso che comunque ha fatto una grande tappa, è riuscito a recuperare, si era staccato, sta coperto Scarponi, ha vinto ieri, è quarto in classifica, il suo sogno è di entrare tra i primi tre, se sta bene sul Gavia cercherà di attaccare. Sono 19 i secondi che attualmente lo separano dal podio del Giro d'Italia, 19 i secondi che lo separano in classifica generale da Vincenzo Nibali. Scarponi, che lo vediamo in questa inquadratura, un corridore sempre molto disponibile, molto simpatico, secondo me sta facendo una gran fatica lì per non salutare, per non ridere alla nostra telecamera. O è preoccupato, perché comunque davanti c'è il Gavia. Sentiamolo stamani alla partenza da Bormio, Michele Scarponi. Michele, è il giorno dell'assalto al podio. Sì, diciamo che l'ultima sabato innanzitutto, l'ultimo sabato di questo Giro d'Italia, è durissimo perché dopo quella fatica di ieri oggi è ancora una tappa durissima, e sì, ci proverò perché sono a un passo dal podio, quindi devo tentare il tutto il possibile per salire sul gradino anche più basso del podio, io voglio provarci. Non ha tutti tolti Scarponi, perché qua si perde un po' la cognizione del tempo, no? Non si ragiona più in termini di giorni, lunedì, martedì, ma soltanto di tappe al massimo di date. Sì, i giorni sono tutti uguali, tutti duri, tutti difficili, soprattutto questi ultimi tre. Ieri il tappone con il Mortirolo, oggi il Gavia, domani, beh, per molti tappa difficile, perché sono gli ultimi 15 chilometri a cronometro nel circuito dei campionati del mondo. Si diceva la Liquigas a Doimo dovrebbe trovare qualcuno che possa darle una mano per far saltare il banco. Ieri lo ha trovato in Scarponi, che è stato splendido, e poi la tappa l'ha vinta. È stato splendido, è riuscito a tenere il ritmo di Nibali e Basso sul Mortirolo, ha tirato anche negli ultimi 15 chilometri, a Basso la maglia rosa, a lui la tappa, come di solito succede. Di nuovo con le immagini, purtroppo con le telecamere fisse dal traguardo di Ponte di Legno, passo del 883, di nuovo adesso con le immagini in diretta con il gruppettino di Sastre, Vinokurov e Pinotti. Questi sono i più immediati inseguitori di Stefano Pirazzi, eccolo qua inquadrato, il laziale della Colnago CSF, che è sempre il battistrada di questa 20ª tappa.
Dobbiamo chiaramente tenere un occhio alla corsa, un occhio al cielo per controllare, per monitorare la situazione del tempo, le condizioni meteo. Come sono, Pietro Plastina, dalla postazione internet? Allora, dunque, io proprio pochi minuti fa ho chiamato il nostro collega Severini, che è andato a fare una... dopo una discesa di 2 chilometri. David Arroyo ieri ha difeso in maniera davvero eccezionale, da applausi, lo spagnolo, la sua maglia rosa, perché in cima al Mortirolo sembrava già chiuso il giro, e poi invece in fondo al Mortirolo, dopo la discesa, Arroyo era riuscito a riaprirla, la classifica del giro. In quel tratto in discesa ha recuperato la bellezza di 1 minuto e 20 a Basso, Nibali e Scarponi. In questo caso possiamo dire che Basso è stato un grande. Se arrivava su in cima con 1 minuto e mezzo su Arroyo sarebbe stato ripreso, e a quel punto sarebbe stato difficile staccare Arroyo. Invece 2 minuti, è arrivato sotto con 40 secondi, alla fine sono diventati 3 minuti. Arroyo, proprio per questo, oggi è pericoloso, ha dimostrato di essere il più forte in discesa, soprattutto con l'asfalto bagnato. Se i corridori troveranno nella discesa della Gavia la strada bagnata, beh, Arroyo potrebbe eventualmente andare a riprendere Basso se fosse staccato nella salita, o addirittura attaccare in discesa, e quindi una tappa ancora tutta da vedere e giro non ancora finito. Un David Arroyo, qua intanto siamo con Stefano Pirazzi, che è in fuga, che ha sistemato pedalata strana per lui, ma comunque nessun problema per Vanotti e Sabatini, bravissimo. Sabatini è un passista veloce ed è riuscito a superare la Forcola, a superare l'Eira, a superare il Foscagno, ed è lì ad aiutare Basso e Nibali, a dare ancora per quanto possibile mano alla sua squadra. Adesso è in seconda posizione il velocista in questo Giro d'Italia della Liquigas Doimo. Siamo adesso nella discesa che dopo le Motte porterà a Bormio, e lì comincerà il Gavia. Ancora a proposito di David Arroyo, un corridore che, lo abbiamo detto in questi giorni, si è piazzato nei grandi giri sempre intorno alla 10ª posizione, un buon corridore, ma indubbiamente, lo dicono i risultati da lui conquistati finora, non di primissima fascia. C'era anche qualche perplessità, o comunque era un'incognita, la sua tenuta mentale, perché dicevano in molti magari accuserà la pressione. Invece anche dal punto di vista psicologico ieri è stato davvero molto molto bravo Arroyo, perché si è saputo gestire sul Mortirolo ed ha affrontato forse il più lucido di tutti nella discesa proprio verso Edolo. Forse anche per quello è stato il più veloce nella discesa. Arroyo è quello che abbiamo sostenuto in questi giorni dopo la tappa dell'Aquila, è un corridore esperto, a 30 anni è arrivato 11° e 12° in 2 Giri d'Italia e 13° in un Tour de France. Era un corridore che nelle salite, quelle lunghe e dure e decisive, arrivava dall'8° al 12° posto, e così è stato ieri. Lui è stato l'Arroyo degli anni passati, non ha patito la pressione, è riuscito a gestire le proprie forze, e alla fine si è giocato fino all'ultimo la possibilità di mantenere la maglia rosa. Sì, l'ha persa, ma con grande dignità, ed è stato molto molto bravo. Ha ancora la bicicletta rosa e quindi dentro di sé la speranza di combinare qualcosa anche oggi. Intanto alle Motte il vantaggio di Pirazzi era di 1,10 sui più immediati inseguitori, 2 minuti e 2 secondi sul gruppo della maglia rosa. Andiamo da Paolo Savoldelli in corsa. Sì, adesso il gruppo della maglia rosa, niente, non abbiamo la possibilità per ora di sentire Paolo Savoldelli, purtroppo condizioni meteo che stanno pesantemente penalizzando anche il lavoro dei nostri elicotteri proprio per quanto riguarda i collegamenti in diretta con la corsa. Un minuto di vantaggio per Pirazzi sugli più immediati inseguitori, 2 sul gruppo. Questa, come abbiamo detto, era la discesa, l'ultima discesa della tappa del Giro della 2000. Ecco, i corridori adesso arriveranno a Bormio, mancheranno 25 km per arrivare in cima al Gavia.
i primi 12 abbastanza facili e il Gavia vero e proprio comincerà subito dopo l'abitato di Santa Caterina Valfurna. Per la prima volta il Giro affronta il Gavia da questo versante che invece in passato era sempre stato percorso in discesa. Dobbiamo dire che è il versante, fatte sempre le dovute proporzioni, il versante più facile. Sì, è decisamente più facile rispetto al versante di Ponte di Legno, il tratto più duro a 5 km dal Gran Premio della Montagna, lì i corridori troveranno 6-700 metri con delle pendenze che arrivano al 12-13%, quello è il tratto più duro. Comunque 12 km da Santa Caterina Valfurva per arrivare al Passo Gavia. E poi Silvio Martinello, questa discesa l'abbiamo fatta oggi insieme proprio per arrivare sul traguardo, anche per vedere bene le condizioni della strada, questa discesa che è davvero micidiale. Questa discesa che i corridori temono, questa discesa che i corridori chiaramente dovranno affrontare con la necessaria attenzione, con il necessario equilibrio e con chiaramente cercando di assumersi i rischi, solo quelli necessari e nulla più, perché un minimo errore potrebbe essere fatale. Ed è per questo che credo che Ivan Basso con la sua squadra debba, con la Liquigas Doimo, debba necessariamente tentare qualcosa, perché quello che abbiamo visto ieri nella discesa del Mortirolo è stato un segnale importante. Personalmente, ma credo anche tanti altri colleghi, non conoscevamo le capacità di Arroyo in discesa. Ieri è stato veramente straordinario, in quei 12 km ha riaperto il giro, poi chiaramente il giro Basso gli è scappato ancora, non è riuscito a tenere il ritmo dei migliori, però in quella situazione abbiamo capito che Arroyo è un grande discesista e la discesa che affronteranno oggi i corridori potrebbe diventare determinante. E vedete dietro a Pirazzi stanno tirando soprattutto, naturalmente, Sastre, Vinokurov e Pinotti, tre uomini di classifica. Non dobbiamo scordarci di Cadel Evans, il campione del mondo, adesso è al quinto posto in classifica con un ritardo di 4 minuti. Intanto l'inquadratura dall'alto per vedere Bormio, che si trova nel Parco Nazionale dello Stelvio, località turistica, nota per lo sci ma anche per le sue terme che vengono citate fin dal tempo dei Romani. Tre stabilimenti termali, oltre a quelle di Bormio, anche i bagni nuovi e i bagni vecchi che si trovano nella frazione di Premadio. A proposito di Evans, Davide, ieri ha vissuto una delle sue giornate più difficili, è apparso in difficoltà, possiamo dire, fin da subito e già ha fatto tanto a restare nel gruppetto con Arroyo, con Vinokurov e con Sastre. Più brillante sullo Zoncolan, anche se anche in quell'occasione fu costretto a lasciare Ivan Basso e il livello più alto della Bianchi. Ivan, anche la Liquigas ce l'hanno un livello più alto di me, loro mentre staccava me, Ivan avevo due compagni di squadra, io ormai ho già perso per la salita prima tutti i miei compagni di squadra e poi non avevo la gamba io di seguire, ma sai, in situazioni così, montagne così, non c'è niente da fare, devo mettersi in difesa e cercare di recuperarle dove si riesce. Non è facile per Cadel Evans rientrare in classifica, in prospettiva maglia rosa. Secondo il nostro sondaggio invece qualche chance in più ce l'ha David Arroyo, che è stato maglia rosa fino a ieri. Andiamo da Pietro Plastina a proposito di questo, postazione internet. Dunque, i risultati che ci stanno arrivando e siamo ancora prima della salita del Gaia, vedono questo, noi abbiamo fatto una domanda secca a chi i definitivi o i parziali definitivi verranno dati nel corso di T-Giro questa sera. 1,27 il vantaggio di Stefano Pirazzi sui più immediati inseguitori, dunque sui 14 uomini che facevano parte della fuga iniziale di oggi, 2,30 invece il suo vantaggio sul gruppo maglia rosa. Tornando al sondaggio, Davide, sicuramente ha conquistato una vittoria molto, molto importante Ivan Basso ieri, però sarebbe un errore dire che ha già vinto il Giro d'Italia. 60% di possibilità per il varesino e il 40% invece tanto ha raccolto nel nostro sondaggio Davide Arroyo. Per me sono 80-20, c'è l'incognita discesa Gavia, mi sembra che abbia recuperato molto bene dallo sforzo di ieri, mi sembra di vederlo pedalare
tranquillo Ivan Basso, tra l'altro ha diversi compagni di squadra con sé. C'è l'incognita discesa, vedremo se cercherà di staccare Arroyo nella salita. Io non credo, cercherà di impostare un ritmo elevato per cercare di controllare gli avversari e soprattutto secondo me cercherà di tenere vicini Nibali, Kieserowski e Smida, che potrebbero essere molto importanti da ponte di legno alla passo del Tonale. In questa fase invece abbiamo visto ancora al comando Fabio Sabatini, a dimostrazione una volta di più della compattezza in tutti i suoi elementi della Liquigas Doimo, perché ricordiamolo, Sabatini è l'uomo veloce della squadra di Amadio e Zanatta. Il ciclismo è uno sport atipico, individuale, ma la squadra fondamentale. Se oggi Basso non avesse avuto questi compagni di squadra sarebbe stato molto difficile per lui controllare la corsa, invece la presenza di tanti compagni di squadra dà tanta tanta sicurezza al corridore varesino. Il fans club di Carlos Sastre, che non viene dalla Spagna ma viene dal Belgio, si è aggiunto alla carovana rosa, in pratica dalla cronoscalata di Prandt Coronas. 1000 soci compongono questo fans club in Belgio, strano perché i belgi di solito amano i corridori da Pavia, i corridori da Roubaix, da Fiandre, invece c'è una club proprio per Carlos Sastre. 53 km al traguardo, continua l'azione di Stefano Pirazzi, che è andato via sulla salita del Foscagno. Era il terzo gran premio della giornata di questa 20ª tappa, l'ultima frazione in linea del Giro d'Italia. 3 ore e mezzo di gara intanto se ne sono andate e ci prepariamo con una media di 36 km orari. Adesso ci prepariamo a vivere insieme la salita della Gavia. Primi 12-13 chilometri abbastanza facili fino a Santa Caterina Valpurva. Ci sono tratti al 7-8%, ma alcuni tratti sono molto molto più semplici. Il Gavia vero e proprio comincia proprio a Santa Caterina. A proposito di notizie, anzi di più, di belle notizie, restiamo in casa Liquigas Doimo e ci racconta tutto Pietro Platina. Su Facebook ci hanno segnalato che Vincenzo Nibali stanotte è diventato zio, è il primo nipotino, la sorella Carmen ha partorito Paolo, quindi gli auguri nostri di Rai Sport sia alla sorella Carmen che allo zio Vincenzo. E Marino Bartoletti è diventato nonno, tanti auguri Marino. Esatto, tanti fiocchi rosa o azzurri, non so sinceramente per Marino Bartoletti, comunque adesso l'inquadratura per zio Vincenzo, che era, lo aveva detto anche nei giorni scorsi, un po' preoccupato proprio perché appunto non gli arrivava da casa la notizia della nascita del nipotino. Ieri è stato un grande, perché stare con i primi sul Mortirolo non è facile, tenere la ruota di Ivan Basso, non solo, ma ha tirato i freni in discesa, gli è venuto il torcicollo, nonostante questo ha tirato e forte negli ultimi 15 chilometri. Comportamento esemplare di uno che fra un anno potrà vincere il Giro d'Italia. La situazione intanto non è cambiata, sempre con Stefano Pirazzi davanti con 1 minuto e 20 secondi di vantaggio sui primi dati inseguitori, 1 minuto più indietro c'è il gruppo della Maglia Rosa. Tornando a parlare di Vincenzo Nibali, io sentirei anche Silvio Martinello, perché come accennava Davide, Silvio, Nibali ha evidenziato una grande condizione fisica, ma anche un grande salto dal punto di vista della personalità, cioè un corridore che è maturato tantissimo per quello che ha fatto vedere in questo giro. È un corridore che per quello che ha fatto vedere in questo giro ammette una seria ipoteca in un futuro non tanto lontano per quanto riguarda Vincenzo, un futuro vincente per quanto riguarda le corse a tappe. Già molti avevano addetti i lavori, avevano messo gli occhi su di lui considerandolo per le sue caratteristiche, uno che va bene a cronometro, uno che va bene in salita, un corridore adatto alle corse a tappe. Io credo che abbia arricchito tutte queste qualità con l'esperienza, abbia arricchito in questo giro con l'esperienza che sta accumulando. Accumulando un'esperienza che diverrà fondamentale. Un Nibali che è cresciuto tantissimo, un Nibali che è stato determinante alla maglia rosa di Ivan Basso. Beppe Conti, le tue valutazioni? Beh sì, io vorrei ricordare che già da qualche anno noi avevamo 3 giovani che stavano crescendo e ci si aspettava molto.
ed erano Nibali, Visconti e Ricco. Poi di Ricco abbiamo saputo tutto, detto di tutto, eccetera eccetera, però io in questo giro avrei gradito tanto poter vedere anche sia Visconti sia Ricco, e mi auguro che si possano vedere al più presto, perché assieme a Nibali rappresentano... Beh, penso che l'analisi di Liete qua a Passo del Tonale sono decisamente più coperte rispetto ai giorni scorsi, perché insomma fa abbastanza freschino. A proposito di italiani, al comando di questa tappa c'è Stefano Pirazzi della Colnago CSF, l'unica... La situazione in corsa, professore. Ma l'unica variazione è che ha perso contatto dagli uomini di testa il numero 216 Didier del Team Saxo Bank. Intanto si sta per giungere a Santa Caterina Valfurva, dove è posizionato il traguardo volante di oggi, e quindi poi inizierà la salita verso il Passo di Gavia. Santa Caterina Valfurva, 1734 metri, dovranno salire ai 2618 del Passo Gavia. Purtroppo quel che è successo nella prima salita di quest'oggi, Passo della Forcola. Queste sono immagini registrate anche per ricostruire che cosa è successo finora. C'è stato questo tentativo, all'inizio erano in 20 con Matthew Lloyd che cerca punti per la classifica del GPM, ma soprattutto per quanto riguarda... Sì, mi trovo dietro il gruppetto di Alexander Vinokorov, Carlos Sastre, Lloyd la maglia verde, sono circa 10 gli atleti. Hanno trovato un certo accordo, è sempre Vinokorov l'atleta che lavora più di tutti, una cinquantina di secondi di vantaggio per l'atleta della Colnago, e dietro non vedo il gruppo maglia rosa. L'andatura non è fortissima, però c'è un po' più di accordo, sicuramente quando arriveranno sul tratto duro qualcuno vorrà prendere e andare per conto proprio. Ecco Paolo, chi è che è stato a prendere l'iniziativa per questo attacco del gruppetto con Vinokorov e Sastre? Ma praticamente nel venire nella vallata pochi corridori collaboravano, quando la strada ha iniziato a salire hanno fatto scatti contro scatti, alcuni corridori si sono staccati senza neanche scattare perché c'era la stanchezza. In questo momento ad esempio c'è ancora Gilberto Simoni davanti che sta perdendo 10 metri da Vinokorov e altri due. Sastre ha collaborato anche lui, ha tirato anche lui, non c'è più, e l'andatura adesso è buona, però logicamente c'è ancora Pinotti anche nei primi, andiamo avanti così. Siamo più o meno a 2 km, qualcosa meno da Santa Caterina, giusto? Sì, adesso stiamo percorrendo la vallata che sale, il vento è leggermente contro, guarda, gli atleti sono 8 adesso mi sembra, noi siamo accorti, continuano a spostarsi, si corrono dietro l'uno con l'altro, stanno cercando comunque di rilanciare andatura, ad esempio adesso ha scattato Simoni e lo sta seguendo Vinokorov. Finché arriveranno sul tratto duro secondo me non riusciranno a trovare un accordo e attaccheranno loro, penso. Io il più brillante che vedo è Vinokorov, Pirazzi è lontano perché non si vede in nessun rettilineo, non si vede, dovrebbe avere sempre, anzi ha 50 secondi di vantaggio Pirazzi rispetto a questo gruppetto. Ti posso dare la composizione, Paolo, ci sono con Vinokorov e Sastre anche Moncoutier, Schopp, Lloyd, Simoni e Pinotti. Questi sono... è stato ripreso adesso. Dunque è stato ripreso adesso e si è staccato. Perfetto, dunque adesso al comando il gruppetto con Vinokorov e Sastre, giusto? Esatto, adesso praticamente adesso mi avvicino a loro e cerco di darvi i nomi precisi, le condizioni di lavoro sono un po' difficili, allora c'è Pinotti e Sastre in coda, poi Lloyd, un atleta della Cofidis, Simoni e Vinokorov in testa. Adesso il gruppetto si sta leggermente frazionando, si è diviso in due, Vinokorov, Simoni stanno guadagnando un po' di terreno. Perfetto, noi anche per aiutare in qualche modo i nostri amici da casa, stiamo sentendo la voce di Paolo Savoldelli che è collegato telefonicamente, stiamo vedendo invece le immagini
registrate della prima parte della corsa, sennò davvero rischiamo di fare confusione. E questo è la Gruppo Maglia Rosa, il ritardo è sempre stato nell'ordine del minuto e dieci, adesso è leggermente aumentato, è intorno al minuto e mezzo il ritardo della Maglia Rosa nei confronti del gruppo Sastre Vinocuro Simoni Pinocchio. Vinokurov e Sastre ci credono, Davide, sono stati tra i più attivi, soprattutto lo spagnolo del Cervelo che è stato uno dei primi, lo abbiamo appena visto inquadrato, è stato uno dei più attivi stamani proprio per portar via la fuga. Non hanno nulla da perdere, Vinokurov ha vinto una vuelta, Sastre ha vinto un tour, per loro quinti o sesti o decimi cambia nulla. E quindi rischiano, sono partiti presto nella prima salita, sapevano che sarebbero stati rincorsi dalla squadra di basso, però anche grazie a loro stiamo, non dico vedendo perché purtroppo per il tempo le immagini arrivano frammentate, però sarà una bella tappa, non dimentichiamoci che adesso comincia il Gavia. Sta per cominciare infatti il Gavia perché con la testa della corsa stiamo arrivando a Santa Caterina Valfurva, la salita è già cominciata ma la Gavia vero e proprio partirà da lì con gli ultimi 10, con gli ultimi 12 chilometri. Ancora un collegamento dalla corsa con Andrea De Luca. Intanto vediamo con l'inquadratura a destra, scusa un attimo Andrea, video sdoppiato, l'inquadratura a destra con il nostro elicottero che sta cercando di risalire il Gavia. Vai Andrea. Siamo dietro al gruppetto della Maglia Rosa, ci sono sempre gli uomini della Liquida in testa, dietro a loro gli uomini della Chiesa e del Parma. Io con il telefonino provo, sono di fianco alla mia nave della Liquida, provo a aspettarmi. Per brutta curva intanto adesso per vedere stavata appare abbastanza in controllo la vostra squadra. Sì, diciamo che per il momento la situazione è abbastanza sotto controllo. Non dimentichiamo che ci mancano ancora concentri più importanti e abbiamo ancora 4 uomini nel gruppo con la maglia rosa, quindi speriamo di riuscire a controllare bene questa qualità di gare e fare il finale sul nostro canale. Sentita, io farò un'altra domanda stavolta di cui discutevate prima della cronaca. Cos'era? Andrea, sì, dobbiamo riprendere la linea dalla postazione sul traguardo del passo del Tonale perché col telefonino era abbastanza improbabile effettuare qualche intervista. Intanto, non so se è sempre collegato anche Paolo Savoldelli, attendo notizie anche da Alessandro Fabretti che ci sta coordinando dalla Pullman regia. Intanto arrivano informazioni da Radio Corsa, c'è stato un allungo in testa di Gilberto Simoni insieme alla francese della Cofidis Moncoutier, il ritardo del gruppo della Maglia Rosa è di 1 minuto e 40 secondi. E adesso comincia il passo Gavia, ancora 12 km per arrivare ai 2618 metri. La nostra speranza per quanto riguarda le immagini è in quel riquadretto a destra adesso nello schermo, sono le immagini che arrivano dal nostro elicottero che sta cercando di risalire il Gavia, però è ancora sul versante che parte dal Tonale. Questa è la galleria che è a circa 3 km dalla campagna della montagna, versante Ponte di Legno. Versante Ponte di Legno, invece la corsa e i corridori stanno arrivando dall'altra parte, dal versante che parte da Bormio. Possiamo andare con l'ultima parte della nostra diretta con giro all'arrivo. Sono Simoni e Moncoutier, il loro vantaggio rispetto ai più immediati inseguitori, ci racconta tutto Paolo Savoldelli che è collegato telefonicamente alla corsa. Vai Paolo. Ma il distacco tra Moncoutier e Simoni e il gruppetto di Pinotti, Vino, Sastre e Loic è di circa 10-15 secondi. Ha preso la testa Vinocoro, adesso sta rilanciando l'andatura. Adesso stanno inseguendo e sono in 6, Vinocuro sicuramente è quello che pedala meglio. Simoni ha fatto un bello scatto, è riuscito a fare il vuoto, ci sono guardati per un po' e quando è iniziata a salire la salita però hanno ritrovato un po' di accordo.
ci troviamo su una strada del intorno al 5-6% di pendenza, stanno salendo a 17, 18, 20 orari, dipende un po' il tratto in cui si trovano. Adesso Vinokurov vede Simoni e Moncoutier, e sempre lui davanti con Loic a ruota e Sastre che resta penultimo in coda. Anche Pinotti molto brillante, sta veramente andando molto bene, si è staccato un corridore francese che non ricordo il nome. Stiamo arrivando sui tornanti un po' più difficili del Gavia, il tempo è abbastanza bello anche se ci sono delle nuvole, non fa freddo. Penso che la velocità di Vinokurov è superiore a quella adesso di Simoni e di Moncoutier, che stanno perdendo terreno. Il gruppo ha un ritardo di 1 minuto e 50 secondi da Simoni Moncoutier. L'uomo della B-Box Quick Telecom che ha perso contatto è l'austriaco Schopp, mentre il tedesco Schopp, mentre è stato ripreso e ha perso contatto anche Stefano Pirazzi, che era scattato da solo sulla salita del passo di Foscagno. Adesso troveranno 2-3 km con delle pendenze che vanno dall'8 al 10%, poi ci sarà un tratto leggermente più facile, un falso piano, un tratto molto molto breve. Ricordiamo che il tratto più difficile è a 5 km dal Gran Premio della Montagna, 600 metri al 13%. Queste sono immagini in diretta e questo già è abbastanza confortante. Beh, a questo punto dobbiamo sperare che i nostri elicotteri ce la facciano a restare lì per garantirci almeno queste immagini e per cercare di trovare il prima possibile la corsa. 1.43 in questo momento il ritardo di Basso, del gruppetto di Basso, nei confronti di Simoni e Moncoutier. Simoni, lo avevamo detto anche stamani, perché la nostra diretta è cominciata davvero molto presto oggi, come sempre per le tappe più attese, quelle più emozionanti del Giro, diretta cominciata alle 13, Simoni che cercava un'azione così, no Davide? Perché oggi è veramente la sua ultimissima occasione, domani terminerà la sua eccezionale carriera. Oggi è l'ultima occasione, lui scalatore, vincitore di due giri, è andato in fuga salendo verso il Gran Premio della Montagna della Foscagno. Il gruppo, attendiamo gli aggiornamenti da Radio Informazioni, era di 1 minuto e 43 all'ultimo rilevamento, il ritardo del gruppo 1.34, dunque hanno guadagnato una decina di secondi dietro rispetto alla coppia di testa, ve lo ricordo, è sempre quella formata da Gilberto Simoni e dal francese della Cofidis Moncoutier. Andiamo nella corsa con il collegamento telefonico con Andrea De Luca, vai! Siamo dietro al gruppo della Maglia Rosa, sempre la Liquigas Doimo a fare l'andatura di questo drastello di corridori, saranno una trentina, dietro la Maglia Rosa e Anibali c'è Cadel Evans, poi queste c'è anche Gadre, con Cunego anche che fa parte di questo gruppetto, Carpet, Ricci Porta, stanno andando su con un ritmo regolare e costante. A voi la linea. Oh, finalmente possiamo vedere delle immagini in diretta, grazie a Nazareno Balani, grazie a tutti i colleghi, a tutti i tecnici della spedizione Rai al Giro, perché fin dal primo giorno in pratica abbiamo trovato sempre problemi, il tempo davvero non ci ha voluto bene quest'anno e anche oggi grandi difficoltà per i collegamenti, abbiamo avuto purtroppo soltanto pochi secondi di immagine diretta per seguire l'avanzata del QTE, hanno 14 secondi sui più immediati inseguitori, 1.34 sul gruppo della Maglia Rosa, nel mezzo ci sono Dupont e Pirazzi che avevano perso contatto dalla testa. Sastre e Sylvester Smith lo vedete adesso in testa a tirare. E con la maglia, anzi con la bicicletta rosa, non con la maglia perché quella da ieri sera non ce l'ha più sulle spalle, vediamo anche David Arroyo. Torniamo in corsa da Andrea De Luca. Adesso le immagini le abbiamo, Andrea, però raccontaci quello che è successo fino a Santa Caterina Valfurva in pratica. Fino a Santa Caterina di Valfurva c'è stata la natura regolare sempre da parte della Liquigas Doimo, alcuni corridori non hanno tenuto il ritmo, si sono staccati,
però tutti i migliori di questo Giro d'Italia sono insieme al gruppo della maglia rosa. Arroyo, l'avete detto voi, l'avete anche visto, ha conservato la sua bellissima bicicletta rosa. E adesso il gruppo ha 20 metri di svantaggio nei confronti di Pirazzi della Colnago, perché hanno appena fatto un tornante e lo vedevano, quindi tra qualche minuto sicuramente lo ghermiranno. Sono una trentina, forse qualche elemento in meno, i corridori che compongono il gruppo maglia rosa. C'è anche Kiserlowski, è intorno alla decima posizione, altro corridore della Liquigas. Questo è il distacco visivo tra i più immediati inseguitori e il gruppo della maglia rosa. Andiamo adesso sul palco del processo alla tappa anche per sentire le considerazioni di Silvio Martinello. Per ora è vero che siamo alle prime rampe, alla primissima parte della salita della Gavia, però per ora attacchi non ci sono stati e la Liquigas può controllare abbastanza agevolmente la situazione. Silvio. Ma sì, la Liquigas controlla, allo stesso tempo imprime un ritmo tentando di stancare coloro che potrebbero essere gli avversari, che potrebbero mettere in difficoltà Ivan Basso, soprattutto nella parte finale della discesa del Gavia. Non dimentichiamo che rimane sempre la salita del Tonale, del passo del Tonale per arrivare all'arrivo, quindi eventualmente ci sarebbe spazio per recuperare, ma direi che la Liquigas Tolmo sta correndo con molta attenzione, ha tenuto sotto controllo tutto il giorno questa fuga in cui sono inseriti Vinokurov e Sastre, che insomma non destano particolari problemi, sempre che si controllino come stanno facendo, altrimenti avrebbero potuto prendere il largo. Non cambia molto rispetto alle, diciamo così, alla corsa, lo stanno facendo, sono stimolati, motivati, abbiamo visto anche Sabatini, che non è uno scalatore, con le motivazioni particolari che questi ragazzi hanno quest'oggi, anche lui si è reso protagonista in un terreno che non è proprio il suo ideale. Intanto uno dei più attivi e sta dimostrando di crederci davvero tanto in questa tappa, Alexander Vinokurov. Davide. Vinokurov ha raggiunto Simone Moncoutier e anche Cioppa. Dunque nuova situazione in corsa, adesso sono in quattro al comando: Gilberto Simoni, Moncoutier, Vinokurov e Cioppa. Loro vantaggio di circa 10-12 secondi rispetto al gruppettino con Sastre, Lloyd e Pinotti, poco più indietro Dupont. Gruppo sempre tirato da Sylvester Smith, adesso c'è un tratto sempre al 8-9%, siamo a meno di 10 km dal Gran Premio della Montagna. Gran Premio della Montagna del Passo Gavia, nei giorni scorsi avevamo parlato a lungo della ipotesi di dover annullare proprio questo passaggio ai 2618 metri del Passo Gavia per le condizioni del tempo che consentono ai corridori di passare senza neppure eccessivi problemi, ma i problemi sono per i nostri mezzi aerei così preziosi, quelli che possono garantire le immagini dalla corsa. Ho l'impressione che Basso stia controllando la situazione, non è lo stesso ritmo di ieri, perché non hanno l'interesse o l'intenzione di staccare Arroyo, perché adesso la maglia rosa ce l'ha al Tonale, perché potrebbe esserci un attacco in discesa. In questo momento Vinokurov si è portato in testa con la ruota Simoni, è scattato dal gruppo perché Sastre, Lois non gli davano i cambi e ha preferito andare da solo. Sono in tre qua davanti, ma io mi sono dovuto portare avanti a loro perché la distanza tra Lois e Pinotti è solo di 7-8 secondi. Siamo sul tratto di strada, spero al 78%, c'è tanta gente per strada già qua a fare il tipo. Vinokurov ha una buona pedalata, sono salendo intorno ai 18-19 all'ora. Vedo adesso Sastre dietro che sta tirando con la ruota Lois e Pinotti. Sarà 5-6 secondi. Non c'è nessuno per il momento che riesce a fare il vuoto. Vinokurov sente il tiro per un lato con un Simoni veramente rinato, perché lo conosco bene e mi sembra veramente determinato. Vino sicuramente salendo cercherà di fare il vuoto, di andare da solo, perché tutto resta sulle sue spalle. Se avete delle domande,
Ci sentiamo, più avanti, Paolo, però chiaramente resta lì sulla corsa, e complimenti anche per la tua radiocronaca, perché in pratica stiamo vedendo questa tappa grazie al racconto tuo e di Andrea De Luca. È difficile fare selezione in questo tratto perché le pendenze non sono arcigne, stare a ruota si fa meno fatica e salgono intorno ai 20 all'ora. Il tratto duro è a 5 km dalla campagna della montagna, quindi potrebbe essere lì il punto giusto per attaccare. Chi ha gambe cercherà di farlo. Abbiamo parlato di Michele Scarponi, ieri ha vinto la tappa, è quarto in classifica, a questo punto non ha... Ci sono di nuovo immagini in diretta, un sospiro di sollievo ogni volta che in cuffia Nazareno Banani appunto ci dice diretta, queste sono le immagini che arrivano live dalla corsa. Abbiamo visto il gruppo della maglia rosa, più di così chiaramente l'elicottero non si può avvicinare, anche per non disturbare i corridori, e quelli sono i tre al comando, Simoni, Binocuro e Moncoutier, che stanno per essere ripresi dal gruppettino dietro. L'immagine purtroppo si ferma proprio qua, ma quella era il gruppettino con Pinotti, Lloyd e Sastre. Meno di 8 km al Gran Premio della Montagna. Sempre Smidda in testa al gruppo maglia rosa, Ivan Basso in seconda posizione, poi Nibali. Chiaramente ci sono i nostri due elicotteri che sono piazzati, uno rispetto alla cima della gabbia, uno sul versante di Bormio, ed è quello che sta provando a seguire la salita dei corridori, e uno sul versante della discesa, il versante di Ponte di Legno. Qualche curiosità ce ne saranno di sicuro. Andiamo da Pietro Plastina. Sì, dunque, innanzitutto un senso di vintage a questa telecronaca di oggi. Una domanda tecnica, stiamo per affrontare la salita del Gavia. Alberto ci scrive: come mai quest'anno non si sono viste le tre moltipliche? Perché adesso ci sono le compact, c'è la possibilità di montare 34 o 36 come moltipliche piccole. Una volta invece non era possibile questo e i corridori erano costretti a montare le triple. Però ripeto, essendoci le compact, c'è la possibilità per i corridori di montare come moltiplica piccola un 34, e la tripla non è più necessaria. Queste sono immagini in diretta, andiamo a risalire con l'elicottero per vedere la testa della corsa, tutte ferme le ammiraglie perché c'è stata una foratura per Binocuro, anzi no, ha cambiato la bicicletta Alexander Binocuro, che adesso con una bella spinta può ripartire, e adesso dovrà riaccodarsi al gruppettino di testa. Erano stati ripresi in precedenza proprio il kazako Moncoutier e Simoni. Dal protoncino con Sastre, Lloyd, Schopp e Pinotti. Si riporta su di loro anche Alexander Binokurov, 3-5-6, sono dunque in 6 adesso alla comando. Mi sembra che la pedalata di Binokurov sia buona, come mi sembra di vedere, con abbastanza facilità riesce a rientrare sul gruppetto tirato da Carlo Sastre. Molto bravo Pinotti. Pinotti, che è l'uomo di classifica della HTC Columbia. Queste sono immagini registrate della prima parte della Gavia, la prima parte del Gavia, meglio l'attacco proprio della Gavia vero e proprio, dunque usciti da Santa Caterina Valfurva. Ancora via telefono con Andrea De Luca in corsa. Il gruppetto maglia rosa ormai ha raggiunto quota neve, perché hanno iniziato a pedalare e sui lati della strada trovano proprio la macchia bianca di neve. Adesso stanno superando una serie di ammiraglie che si sono fermate per prestare assistenza e fornire sali minerali ai corridori. In questo momento c'è un primo attimo di respiro da quando è iniziato il Gavia vero e proprio da San Caterina di Valpurva, perché qui siamo addirittura in leggera discesa, e quindi tutti i corridori li vedo che hanno approfittato per rialzarsi e cercare di bere qualcosa, tranne il gruppetto di testa che continua a spingere, sempre maglie verdi della Liquigas Doimo con Ivan Basso in seconda posizione. Il clima è cambiato notevolmente perché qui fa molto più freddo e c'è anche un discreto vento.
c'è anche un po' di vento dunque sulla corsa. Queste sono immagini in diretta, per fortuna. Vediamo adesso il gruppo della maglia rosa, mentre da Radio Informazioni ci arriva la notizia che Moncoutier è stato ripreso proprio dalla plotone della maglia rosa. 1:14 il ritardo del gruppo maglia rosa. Davanti ci sono Simoni, Vinokurov, Sastre, Lloyd, Shop e Pinotti. C'è anche 1:14 il ritardo del gruppo maglia rosa. Kirienka, Kisarlowski, Cadelevans, Gadré, Mollema, eccolo qua, Ricci Porta. C'è anche Ricci Porta, la maglia bianca che contraddistingue il leader della classifica per il miglior giovane. C'è anche Damiano Cunego con Carpez, questo è sempre il gruppo della maglia rosa. Nel mezzo tra i battistrada e il gruppo maglia rosa c'è Dupont, che faceva parte della fuga iniziale di stamani. Palco del processo alla tappa con Beppe Conti, abbiamo ricostruito grazie a De Luca e Savoldelli anche la situazione in corsa. Vai Beppe. Sì, ma stavo vedendo come stanno salendo quelle della Liquigas, che scandiscono come sempre alla grande ritmo. Adesso vediamo anche i primi invece. Però una considerazione: se continuano a salire così, ho visto un arroio molto lucido nella scia di Scarponi di basso, se non aumentano un po', ormai siamo a 5-6 km dalla vetta del Gavia, questo in discesa magari ci riprova come ieri giù dal Mortirolo, perché mi è sembrato molto lucido, molto attento in questa fase della corsa, e se rifà una discesa così torna in ballo tutto. Però secondo me se forza basso rischia di perdere Kisarlowski. Attenzione, c'è lo scatto di Simoni. Scatto di Simoni che abbiamo visto con l'inquadratura dell'elicottero, e che bello adesso vedere anche l'immagine dalla moto. Stavo dicendo, grande lavoro di tutti i nostri tecnici, veramente, perché le condizioni oggi sono difficili, ma difficili davvero. Bravi, bravissimi. Secondo me Basso, come dicevo prima, sta cercando di tenere con sé Smith e Kisarlowski, naturalmente anche Nibali. Sì, potrebbe esserci l'attacco di Arroyo, potrebbe guadagnare anche un minuto, però dal momento che da Ponte di Legno al traguardo mancano 12-13 km, la salita non è dura, è pedalabile al 5%, secondo me tre corridori sono in grado di andare a riprendere l'eventuale Arroyo in fuga con un minuto di vantaggio. 35 km alla conclusione, dunque ne mancano 6 al Gran Premio della Montagna, allo scollinamento sul passo Gavia. Abbiamo visto lo scatto di Gilberto Simoni, prima di riportarsi sulla sua ruota è stato Shop. Eccoli qua inquadrati dunque i due battistrada di questa ventesima tappa, l'ultima in linea. Svizzero Johan Schopp e Gilberto Simoni sono al comando. Simoni che si è visto poco, molto poco in questo Giro d'Italia, ma oggi nella ultimissima occasione vuol provare a fare qualcosa di importante sulla Cima Coppi, sul Gavia. Con lui uno svizzero, classe 1982, professionista dal 2004, una sola vittoria in carriera nel 2009, pensate, ha vinto una tappa alla Tropicala a Missa Bongo in Gabon in Africa. 35 km al traguardo, transitano adesso sotto lo striscione dei meno 35 Shop e Simoni, poco più indietro il quartetto con Lloyd, Pinotti, Vinokurov e Sastre. Il vantaggio della coppia di testa è di 16 secondi rispetto ai quattro inseguitori. Questo è il tratto più duro della Gavia, pendenze che arrivano al 12-13%. Gilberto Simoni adesso a ruota dello svizzero Cioppa. In pratica il Gavia delimita il confine tra le province di Sondrio e quella di Brescia, salita inedita perché da questa parte il giro non era mai venuto su, vale a dire dalla versante che parte da Bormio e poi da Santa Caterina Valfurva, la discesa che poi finirà a Santa Pollonia. Vediamo adesso anche il ritardo del gruppo della maglia rosa ai meno 35. Basta vedere anche come sono messi, la velocità non è elevatissima, Basso conosce il ritardo che ha, sta controllando la situazione, il ritardo è leggermente superiore al minuto. 36 secondi intanto il ritardo di Dupont, 1 minuto e 18 secondi invece il ritardo del gruppo della maglia rosa, gruppo mi sembra una parola grossa perché saranno una ventina. Se qualcuno sta bene può partire qui, non so quanti abbiano le gambe per poterlo fare.
considerando anche le condizioni del tempo, beh, meritano un applauso grande così quelli che sono andati o a piedi o in bicicletta lassù in cima al Gavi, Davide, in una giornata del genere. Tanto vedete che Simoni sta faticando nel tenere la ruota dello svizzero, adesso ha perso 5, 6, 10 metri, Chop se ne è accorto. Ancora 5 km circa al campionato della montagna, gli ultimi due sono facili. Stringe i denti però Gilberto Simoni e cerca di tenere il contatto con Johann Schopp, si volta poi per controllare la situazione. In quel tratto non si vedevano i quattro uomini all'inseguimento, quelli che erano in fuga con loro fino a poco fa, eccoli qua che spuntano e si tratta di Vinokurov, Lloyd, Sastre e Pinotti. Andiamo da Andrea De Luca. Proprio in questo momento stanno leggendo la tabella con il loro ritardo da, nei confronti del gruppo che li precede. Tra l'altro prima c'è stata un'apertura nella vallata con un tornante molto ampio sulla sinistra e quindi il gruppo Maglia Rosa ha potuto benissimo vedere la situazione davanti a loro, visivamente vedevano il gruppetto dei corridori che li precede e credo che psicologicamente sia stato un bel vantaggio questo per tutta la Liquiga Stoimo, che non so se voi riuscirete a vedere l'immagine in diretta, continua a dettare i ritmi di questa lunga salita. Adesso per fortuna, Andrea, le abbiamo le immagini in diretta sulla sinistra del nostro teleschermo, la testa della corsa con Schopp, adesso sta perdendo veramente contatto Gilberto Simone, abbiamo visto invece sulla destra, nell'inquadratura di destra, il gruppo della Maglia Rosa, ancora una volta con il grande lavoro, eccolo qua in testa al gruppo di Sylvester Schmidt, il polacco della Liquigas Doimo, e noi andiamo con Paolo Savoldelli. Gilberto Simoni ha circa 8-9 secondi di vantaggio dal gruppo Vinokurov Sastre, sta pedalando bene, ha fatto un bello scatto, ha fatto un bel attacco, qua dietro più o meno mi sa che hanno tutte le stesse energie, Pinotti resta sempre sulla ruota e Lloyd in varie situazioni ha aiutato Vinokurov. Adesso la strada è un po' più pianeggiante, Vinokurov sta cercando di rilanciare l'andatura, lo vedono. Però io vedo dietro anche il gruppo della Maglia Rosa per la prima volta. A voi. Grazie Paolo, finalmente collegato anche non più con il telefono ma col sistema con il quale ci hai accompagnato per tutto il Giro d'Italia. Segno che piano piano la situazione siamo in qualche modo riusciti a metterla a posto. 7 secondi di vantaggio per Johann Schopp rispetto a Gilberto Simone. Avete visto dall'elicottero quanta gente anche in cima alla Monte Gavia, alla Gran Premio della Montagna. Dalla GPM 29 km al traguardo del Tonale. 1:02 il ritardo di Dupont che abbiamo intravisto da queste immagini. E questo invece è il gruppo della Maglia Rosa, ancora una volta sembra di essere su un ring, no? Sembra strano con queste inquadrature, con una cornice di neve ad accompagnare la marcia dei corridori, però tatticamente sembra di essere su un ring, un match di pugilato, perché questo è di nuovo un lavoro ai fianchi della Liquigas Doimo. Sì, più che lavoro ai fianchi, sta controllando, sta cercando di non farsi sfuggire la situazione. Mi sembra che Basso stia pedalando molto bene, mi sembra che stia lì con estrema tranquillità. Non è tranquillo Simoni, però come vedete si sta rifacendo sotto. Si sta rifacendo sotto, conosce questa salita, non la conosce Chop. Adesso ancora un tratto duro, però ripeto, gli ultimi due chilometri sono abbastanza facili. Lo ha ripreso Simoni, ha ripreso Johann Schopp, dunque sono di nuovo in due al comando della corsa. Proviamo con Andrea De Luca. Ho affiancato l'ammiraglia dell'Androni di qui Giovanni, il protagonista ieri Michele Scarponi, vittoria di... Niente, no, siamo ancora con qualche problema per quanto riguarda il collegamento audio con la corsa, almeno con la moto cronaca di Andrea De Luca, la gran bella azione di Gilberto Simoni. Beh, tra l'altro su una salita non qualunque, ma sulla salita non fosse altro perché è la cima Coppi del Giro, una delle più prestigiose di quest'anno, il Gavia. La montagna più alta di questo Giro, cima Coppi dal 1965. Quando appunto venne deciso di intitolare al campionissimo ogni anno il punto più alto del Giro d'Italia. Quell'anno fu lo Stelvio, dove fra la neve e con grande difficoltà
arrivò primo sulla montagna, sulla prima montagna, Graziano Battistini. C'era scritto Cima Coppi nel ricordo del campionissimo e sotto una scritta Giro d'Italia 65. 1965. Qua siamo con il gruppo della Maglia Rosa, continua la miscelazione di Gilberto Simoni, proviamo ancora con Andrea De Luca. Sì, siamo sempre in zona Milano, abbiamo cambiato obiettivo perché ho a fianco in questo momento Copland, visto che il grande protagonista è Gilberto Simoni fino adesso, un Gilberto Simoni che vuole lasciare la sua impronta di una grande carriera, non è possibile. Sì, sicuramente per lui questo è un sogno che sta facendo, cioè una tappa di orgoglio per noi. Di forte, siamo contentissimo, speriamo che riesca a tenere questo distacco fino alla fine. Grazie a voi. Prendiamo la linea dalla postazione al traguardo, sempre con l'immagine adesso sul gruppo della Maglia Rosa, ancora con la Litigas schierata davanti per protegge Ivan Basso, 3 km al Gran Premio della Montagna per Simoni e per Schopp. Abbiamo visto anche Arroyo con un compagno di squadra, si trattava di Kirienka. Guardate quanta neve, però la strada è decisamente buona per salire. Andiamo da Paolo Savoldelli. Mi sono portato su Simoni e Schopp e devo dire che hanno acquisito un bel vantaggio. I quattro dietro sono stanchi, non riescono più a rilanciare, stanno continuando a perdere. A voi. Eccoli qua, i quattro dietro sono Vinokurov, Pinotti, Lloyd e Carlos Sastre. Avevano studiato a tavolino quelli della Cervelo la tappa dell'Aquila e il loro attacco era risultato decisivo per sconvolgere la classifica, anche se poi ne abbiamo parlato a lungo in questi giorni, c'erano state le grandi responsabilità di tutte, ma proprio tutte le squadre dietro, perché quando va via una fuga di 56 uomini e arriva ad avere un vantaggio massimo di 18 minuti, beh, bravi loro, ma ci sono anche responsabilità dietro. Oggi ancora per quanto riguarda la Cervelo con Wiss in azione nella prima parte della tappa per portare avanti Carlos Sastre. E adesso Kieserlowski, l'andatura è cresciuta, anche perché adesso qui le pendenze sono leggermente più dolci. Kieserlowski, e questo è Ivan Gotti, vincitore di due Giri d'Italia. 42 secondi il ritardo dei quattro inseguitori di Simoni e Schopp, il gruppo invece è a 1 minuto e 20 secondi. Eccoli qua, rischia di perdere contatto adesso Matthew Lloyd, la maglia verde cerca punti ancora per la sua classifica, quella riservata agli scalatori, la classifica appunto della maglia verde. Questi sono i due al comando, Johan Schopp e Gilberto Simoni. Dupont si trova in pratica nel mezzo tra i quattro inseguitori del gruppo della Maglia Rosa, che adesso sta per andare a riprendere la francese della AG Désert, che era stato uno degli attaccanti di stamani, con il gruppo Maglia Rosa adesso in testa c'è Gilberto Simoni, che certo non è un ragazzino, domani concluderà la sua eccezionale carriera con la cronometro di Verona, anche se Gilberto Simoni non è il più anziano alla via di questo Giro d'Italia, perché c'è qualcuno meno giovane di lui ed è lo spagnolo Inigo Cuesta. Classe 1969. 32 km al traguardo, dunque alla vetta del Gavia, mancano 2 km per la testa della corsa. Adesso la situazione non dovrebbe più cambiare perché le pendenze sono molto molto agevoli, è un lungo falso piano fino al Gran Premio della Montagna. E poi comincerà questa discesa, il momento chiave di questa tappa. Da quando è stato presentato il Giro d'Italia, subito era stato individuato lì il momento forse più importante del Giro, la discesa della Gavia. Una discesa lunga, difficile, una discesa pericolosa ed estremamente tecnica. È stato raggiunto Dupont, per il momento almeno, qui la strada è asciutta, in discesa non lo so.
sicuramente alcuni tratti saranno bagnati per tutta la neve che c'è ai lati. Viene ripreso Dupont dal gruppo della Maglia Rosa che ha un ritardo di 1 minuto e 16, un paesaggio meraviglioso qua sulla gabbia. Andiamo da Andrea De Luca. Sì, con il gruppo Maglia Rosa che ha appena passato il rifugio Berni, la situazione a carreggiata logicamente non può essere asciutta perché la neve si scioglie, quindi ci sono dei rivoli d'acqua costantemente ai lati della carreggiata, però è parzialmente asciutta e il paesaggio è assolutamente suggestivo perché c'è questo grande mantello bianco che ricopre tutto e anche i rumori in questa fase di corsa sono ovattati dalla neve. È veramente molto suggestiva come scenografia. Un chilometro, qualcosa meno, al Gran Premio della Montagna per Schopp e Simoni, e lì sarà anche l'occasione per avere un cronometraggio preciso, per vedere bene i distacchi e per avere un'idea chiara di come si sta sviluppando questa tappa, l'ultima in linea del Giro d'Italia 2010. Si sta mettendo una dopo l'altra alle spalle tutte le insidie, tutti i possibili trabocchetti del Giro. Ivan Basso, che è sempre scortato da due uomini della sua squadra, Vincenzo Nibali chiaramente. In questa fase c'è Robert Kieserlowski, che ieri ha fatto un gesto bellissimo quando ha tagliato il traguardo, indicando appunto la maglia della Liquigas Doimo, come a dire il merito della conquista della maglia rosa è anche di tutta la squadra e dunque anche mio. Sono una ventina i corridori che compongono il gruppo Maglia Rosa. Basso sei grande, ieri lo è stato in tutto questo Giro d'Italia e lo è anche adesso. 40 sono i secondi di vantaggio per Cioppe e Simoni. Si scioglieranno presto queste scritte sulla neve, però rimarranno per chissà quanto appunto nel cuore delle persone che hanno vissuto le emozioni di questo giro. Tanto vedete che il massaggiatore è pronto per le mantelline, per giubbetti, per difendersi dal freddo nella lunga discesa. Era Mario Scirea, uno dei direttori sportivi della Liquigas Doimo, ancora una volta la formazione che forse ha curato nel modo migliore i particolari, perché quello di piazzare uno dei direttori sportivi lì per dare le mantelline quando mancava un chilometro più o meno al Gran Premio della Montagna, beh, vuol dire che proprio non vogliono lasciare nulla al caso, anche perché adesso hanno diversi metri per indossarla la mantellina. Lo abbiamo detto ieri, lo vorrei sottolineare adesso, Davide, sembra semplice ma non lo è assolutamente in questa situazione, soprattutto in salita, anche se come vedete, come vi dicevo, quest'ultimo tratto è praticamente pianeggiante ed è per questo che i massaggiatori si sono posizionati ad un chilometro dal Gran Premio della Montagna. Stanno per arrivare alla GPM, 150 metri al Gran Premio della Montagna, 30 km al traguardo. Andiamo da Silvio Martinello. Sì, Simoni raggiunge probabilmente uno dei suoi obiettivi quest'oggi, quello di conquistare la cima Coppi. Vediamo se Chop. Sì, no. Purtroppo. Non ce la fa. Non ce la fa. Purtroppo non ce la fa, perlomeno abbiamo avuto l'impressione dalla telecamera che li sta seguendo. Sì, ho pensato che fosse questo il suo obiettivo quest'oggi, perché insomma lasciare il segno vincendo la cima Coppi è sicuramente qualcosa di importante. È chiaramente il tributo per il campionissimo, anche con le nostre immagini, eccolo qua adesso a schermo intero per Fausto Coppi. È stato anche il suo giro questo, con la tappa che si è disputata proprio nelle terre di Coppi, oltre che di Girardengo, e l'arrivo a Novi Ligure. Peccato per Gilberto Simoni, francamente quello scatto di, ora non è per essere nazionalisti a tutti i costi, però quello scatto di Schopp. 50 anni fa la prima volta del Gavi al Giro, fu Toriani naturalmente a proporre questa montagna, oggi ci sono i figli di Toriani a premiare la Maglia Rosa. Vediamo il ritardo del gruppo della Maglia Rosa al Gran Premio della Montagna, eccolo qua, 1 minuto e 58 secondi per gli uomini che compongono il gruppo della Maglia Rosa. Siamo a quota 2618, siamo a Passo Gabbia, no, eccolo il GPM, 1:18. E attenzione perché adesso ci saranno attacchi, abbiamo visto Carpez, abbiamo visto Damiano Cunego, naturalmente lui fa il gioco di squadra, non tira, e qui
il gruppo maglia rosa, attenzione, ecco la cominciata la discesa. È cominciata la discesa, sta cercando di andarsene Johan Schopp, dietro di lui Simoni, hanno 38 secondi di vantaggio sui più immediati inseguitori e poi a è transitato il gruppo. Siamo in questa difficilissima discesa, asfalto a tratti bagnato, non adesso dove stanno passando Carpez con Cunego. Simoni ha 38 anni e 277 giorni, il più anziano a vincere una tappa nella storia del Giro d'Italia è stato Giovanni Rossignoli, molti anni fa, nel 1920, vinse la Trieste-Milano a 37 anni e 185 giorni. In discesa anche con il gruppo della maglia rosa, ovviamente adesso la nostra moto di ripresa si deve piazzare alle spalle del gruppo perché in certe situazioni è obiettivamente impossibile stare davanti. Perché questo Davide ancora è niente rispetto a quello che sarà tra un po' la discesa. È una discesa ripida, una discesa con lunghi rettilini dove si possono raggiungere alte velocità. La neve, come vedete, la strada è asciutta ma ci sono dei rivoli bagnati e quindi bisogna stare particolarmente attenti. È una discesa che fa paura perché la strada è stretta, perché non c'è protezione, vedete. Siamo in questa fase, guardate questa curva a sinistra, una delle poche curve con il guardrail, in molti tratti invece sono state piazzate delle reti, come vediamo spesso sulle piste da sci, proprio per come protezione, perché questa è una discesa estremamente pericolosa. Andiamo da Paolo Savoldelli, siamo in corsa ovviamente con il palco. Sì, sta passando adesso l'atleta Simoni, non so, era in testa Simoni, adesso stiamo entrando in galleria, è stato superato da Schopp, non so se la linea resterà buona, ma la strada è veramente difficile. Allora riprendiamo per ora la linea perché sta entrando in galleria, in quella galleria che è piazzata circa 3 chilometri e mezzo dopo il Gran Premio della montagna. E andiamo a seguire, a cercare, a pescare, eccoli qua gli uomini della Liquigas, la parte iniziale del gruppo della maglia rosa, da seguire con grande attenzione la discesa di Ivan Basso. Dovrebbe essere tornato buono il segnale audio con Paolo Savoldelli, vai. Sì, mi trovo dietro a Schopp, sta andando giù molto molto forte, non ho capito cos'è successo a Simoni perché si trovava in testa e di colpo ho visto Schopp davanti a lui. È un paesaggio veramente incredibile, neve, tantissima neve, strada bagnata e il fondo stradale non è il massimo, a voi. Per quanto riguarda Gilberto Simoni, è successo che c'è stato lo scatto di Schopp proprio per andare a vincere il Gran Premio della montagna più prestigioso, la Cima Coppi del Giro 2010, e poi in discesa ha preso il largo sul Trentino. Sta controllando la Liquigas, davanti ci sono Kieserlowski, Nibali, c'è naturalmente Ivan Basso. Non mi sembra che ci siano attacchi in questo momento. In questa fase per ora attacchi non ci sono stati. È in terza posizione Ivan Basso, che è sempre con Kieserlowski e Nibali. Il punto debole, il tallone di Achille di Ivan Basso, non da adesso, è proprio la discesa. Intanto Schopp sta arrivando ai meno 25, dunque ha fatto i primi 5 km di questa discesa che terminerà a Santa Pollonia. Qui adesso molto meglio perché come vedete la strada è asciutta, non c'è più la neve a rendere pericolosa la strada. Però comunque guardate che scenario hanno sulla destra i corridori. Guardate qua. Qua siamo in mezzo alla nebbia, in mezzo alla neve. Gilberto Simoni, che è stato recuperato, è stato riagguantato dal quartetto dietro, quello con Vinokurov, Sastre, Pinotti e Lloyd. Questi sono i più immediati inseguitori di Schopp. C'è adesso il tentativo di allungo da parte di Alexander Vinokurov. Nella discesa del Gavia, qua invece con la nostra moto di ripresa
siamo in coda al gruppo della maglia rosa, ovviamente molto molto allungato, davanti sempre gli uomini della Litigas. Per ora non ci sono segnali di possibili attacchi da parte di Arroyo, che ricordiamolo in classifica generale al secondo posto con un ritardo di 51 secondi da passo. Gruppo allungato, c'è anche Evans in questo gruppo con Ricci Port, la maglia bianca. E questo è Shop. Molto bravo anche in discesa, vedete che roba. Lì è andato vicinissimo, ha sfruttato fino all'ultimo centimetro di asfalto proprio per disegnare al meglio la traiettoria di quella curva. Tratti pedalabili e poi all'improvviso dei violenti tornanti con delle pendenze davvero impressionanti in questa discesa. Adesso è in quarta posizione nel gruppo della maglia rosa, abbiamo visto i due della Cast de Parnia in quarta e quinta posizione, Kirienka e Arroyo. Sì, per adesso Arroyo si mantiene nella scia. Eccolo Arroyo, trattiene nella scia di Kirienka, davanti ancora Nibali che si volta, è lui che sta facendo l'andatura, è lui che chiaramente è il più bravo in questa fase, dunque è importantissimo avere un punto di riferimento affidabile, e sicuramente lo è un punto di riferimento affidabile Nibali in discesa. È una garanzia per Ivan Basso. Eccolo qua Arroyo, secondo della generale. Fino a ieri il leader della classifica generale, gli è rimasta la bicicletta rosa, a ricordare che appunto fino al traguardo dell'Aprica era lui a guidare la classifica generale del giro. Ancora Shop, ha preso un buon margine in discesa, 22 km al traguardo, il suo scatto che è servito non solo per andare a vincere il GPM della Cima Coppi ma anche per cominciare in testa poi la discesa. Andiamo in corsa da Paolo Savoldelli. Shop sta scendendo veramente molto bene, sta continuando a guadagnare, sfrutta tutta la sede stradale che tra l'altro è molto stretta. Non mi ero mai reso conto che il Gavi era così pericoloso facendolo in bici, ci sono burroni sempre a fianco della strada, per fortuna che sono state posate delle reti. Non vedo adesso gli inseguitori, a voi. Li vediamo noi. Sta per essere ripreso Matthew Lloyd, che faceva parte del quartetto con Sastre, Vinokurov e Pinotti. Intanto in testa al gruppo, la parte dura da un punto di vista climatico è stata superata e dunque si approfitta di questo momento per togliersi le mantelline. Qua siamo con il gruppetto con Pinotti, con Sastre, Vinokurov e Gilberto Simoni. Per adesso il più forte in discesa si sta dimostrando lo svizzero Chop, sta guadagnando, mentre vediamo i quattro uomini della Liquigas, poi i due uomini della Cast de Parnia con Arroyo, c'è anche Cadel Evans, tutti a ruota. La squadra di Arroyo è Kirienka, mentre Lloyd dimostra di non essere un grandissimo discesista, sembrava quasi che stesse facendo un po' da tappo, no? A Vincenzo Nibali, che era il primo del gruppo maglia rosa, infatti adesso lo salta Nibali e si mette in terza posizione Matthew Lloyd. Non ci sono stati gli attacchi per ora, in molti pensavano che questa fosse l'ultima carta da giocare per David Arroyo, che invece non riesce a dare il massimo come aveva fatto ieri. Nella discesa del Mortirolo, con le immagini, siamo tornati sulla battistrada, su Shop, questi sono gli inseguitori con il quartetto chiuso da Pinotti, del quale fa parte anche Vinokurov, Sastre e Gilberto Simoni, e questo è il gruppo della maglia rosa. Dunque anche con le immagini abbiamo ricostruito le tre situazioni di corsa. Andiamo da Andrea De Luca. Dietro al gruppo della maglia rosa, dicevate voi, una discesa molto regolare, non ci sono stati attacchi. La sensazione, anche vivendo proprio in questo momento la strada, è che fare un attacco su questa discesa sia effettivamente troppo pericoloso, e quindi sembra che tutti si accontentino di seguire la linea di Nibali e di arrivare giù a Santa Apollonia così come sono. Pinotti
tra un po' la discesa diventa molto più bella, la strada si allargherà, ci saranno a quel punto altri 5 km per arrivare a Ponte di Legno. È diventata adesso più normale, no? Possiamo dire questa discesa del Gavia, Davide, nonostante la strada, e questa è la particolarità, rimanga sempre molto stretta, ci siano tutti questi tornanti. Sì, adesso per fortuna la strada almeno mi sembra abbastanza asciutta, non c'è la neve ai lati, vanno giù con la massima attenzione naturalmente i corridori, sta andando giù fortissimo Chop. E può essere confermata anche l'impressione che aveva avuto Silvio Martinello, voleva lasciare il segno Gilberto Simone su questa tappa, magari non con la vittoria, ma il suo obiettivo era quello di andare a scrivere per l'ultimo suo passaggio alla Cima Coppi il proprio nome al Gran Premio della Montagna del Gavia. E invece è stato beffato, credo si possa usare proprio questo termine, beffato da Johan Schopp, è stato lo svizzero a passare per primo su Cima Coppi ai 2618 metri del Gavia. 25 secondi di ritardo per Simoni. Queste sono sempre le immagini sul gruppo della maglia rosa, e il gruppo di Ivan Basso aveva paura sicuramente di questa discesa, poteva essere una lunga insidia dalla Gavia a Santa Pollonia, invece per il momento sta difendendo, o comunque la sua squadra sta difendendo con grande sicurezza la maglia rosa del leader della classifica. Sempre con Pinotti. In sovrimpressione invece il ritardo di Simoni da Chop. 25 secondi, mentre con questo gruppettino con Pinotti, Sastre e Binocro, anche se adesso il quartetto si è decisamente sfilacciato, abbiamo passato il cartello che indica 20 km alla conclusione. E già nel tratto più bello lo svizzero, naturalmente anche Gilberto Simoni, non ci sono stati attacchi, Arroyo è sempre stato nella scia della Treno Liquigas Doimo, non se ne sentite di attaccare, perché avrà pensato sì, posso guadagnare 40-50 secondi in discesa, ma poi per arrivare su fino in cima al Tonale come faccio? Mi riprendono. E questa è la forza di Basso, sua e della squadra. Quando hai a che fare con degli squadroni è difficile attaccare, soprattutto poi quando le salite come il Tonale non sono durissime. Schopp l'abbiamo visto anche alla ricerca della miglior posizione aerodinamica, lui sta arrivando in fondo a questa discesa che non ha riservato, almeno per ora, grandi sorprese. No. Una tappa impostata tutta sulla gabbia, la salita non ha fatto differenze, per il momento non l'ha fatta neppure la discesa con l'immagine dall'elicottero, intanto Gilberto Simoni. È andato in fuga fin da stamani, subito dopo la partenza da Bormio, e poi è stato a lungo al comando anche nella salita del Gavia. Meno di 17 km al traguardo, sempre di 25 secondi il ritardo di Gilberto Simoni rispetto a Johan Schopp. Un paio di chilometri in pianura a Ponte di Legno e poi di nuovo la salita, e qui adesso con l'elicottero siamo sempre con gli uomini Liquigas Doimo, con Kiserlowski, con Nibali, c'è anche Lloyd che si è fatto riprendere ma adesso sta cercando di mantenere le posizioni. Chiaramente se dovessero arrivare così in fondo alla discesa, ai piedi dell'ultima salita verso il passo del Tonale, verso il traguardo di questa ventesima tappa, da un punto di vista anche tattico sarebbe la situazione migliore, no, per la Liquigas, perché con Kiserlowski davanti per ora si sono limitati a controllare. Negli ultimi chilometri, a quel punto potrebbero anche provare a dare un'ultima tirata per permettere a Basso di incrementare il proprio vantaggio ed essere ancora più sicuro per la crono di domani. Ma potrebbe essere, bisogna vedere la condizione di Basso, 50 secondi è già un vantaggio rassicurante, domani sì, una crono di 15 km, Arroyo non è Cadel Evans, sulla carta è addirittura più debole di Ivan Basso in una prova come quella di domani. E poi sai, probabilmente anche Arroyo, non dimentichiamolo, fino all'anno scorso si accontentava dei decimi, undicesimi posti, per lui arrivare secondo
dopo aver indossato la maglia rosa è già comunque un grande risultato. Certo, no, la prospettiva di salire sul podio al secondo posto del Giro d'Italia, beh, insomma, non bisogna mai accontentarsi nello sport, però insomma credo si possa anche accontentare. Se sta bene potrebbe tentare un attacco Scarponi, lui sì che vorrebbe guadagnare secondi su Nibali. Ne ha 19 adesso di ritardo rispetto a Vincenzo Nibali, che in questo momento è sul terzo gradino del podio. Vediamo intanto il distacco in diretta ai meno 15 tra Schopp e Gilberto Simoni. È aumentato, vedremo. Ci eravamo lasciati con un ritardo per il Trentino di 25 secondi, invece deve ancora transitare al cartello che indica meno 15. E probabilmente Schopp avrà anche guadagnato sugli uomini dietro. È sensibilmente aumentato il ritardo di Gilberto Simoni, che viene sempre seguito dalla telecamera piazzata sul nostro elicottero. Ha perso tanto Simoni, eccolo qua, arriva soltanto adesso al cartello dei meno 15 con un ritardo di 55 secondi, ne ha persi 30 in pratica nella seconda parte di questa discesa. Con l'età si tirano i freni. Io ricordo Moser, è stato uno dei più grandi discesisti, ma negli ultimi anni non andava più giù. Ti viene la paura, non hai più l'incoscienza di quando sei un ragazzino. E anche per Simoni, bravo in salita, un po' meno in discesa, ripeto, con l'età tiri di più i freni. 13 km al traguardo per quanto riguarda il battistrada Johann Schopp, che a questo punto, Davide, beh, insomma, ci fa un bel pensiero al successo di tappa. Certo, anche se ci sono ancora 13 km, 10 in salita, bisogna vedere quel che ha speso salendo verso il Gavia. Potrebbe esserci una crisi da un momento all'altro. Stanno per arrivare ai meno 15 anche con il gruppo della maglia rosa, dunque possiamo vedere il ritardo di Basso, di Nibali, di Scarponi e di Arroyo, ovviamente l'avversario diretto per la classifica generale di Ivan Basso. Andiamo in corsa da Savoldelli. È sceso molto forte Schopp, si è preso anche qualche rischio, nella parte finale è riuscito a toccare anche i 75 km all'ora, ha preso dalle tasche qualcosa da mangiare, perché l'ultimo tratto per cui si può rifornire penso che sarà questo. Adesso sta andando bene, poi la discesa comunque non c'era molto da pedalare. Simoni lo ha intravisto nella parte finale della discesa. A voi. Allora, 2 minuti e 13 il ritardo del gruppo della maglia rosa da Schopp in precedenza, era transitato con 55 secondi di ritardo, l'avevamo visto Gilberto Simoni a 1.20, un quartetto con Pinotti, con Vinokurov, Carpez e Righi. È arrivato un po' lungo in questa curva, siamo ormai a Ponte di Legno, adesso questo chilometro, un paio di chilometri facili, poi la corsa si metterà sulla statale, quella del Tonale. A 1.28 ai meno 15 era transitato Carlos Sastre, dunque probabilmente si ricompatteranno alle spalle di Schopp, anche perché non credo che Simoni voglia, ce la possa fare ad andare da solo in una posizione abbastanza scomoda, beh, dunque gli potrebbe convenire aspettare gruppetti con Vinokurov, con Righi, con Carpez e con Sastre. 11 km alla conclusione, qua eccolo qua Gilberto Simoni, che infatti viene raggiunto, può contare sul compagno di squadra, su Daniele Righi. Andiamo da Andrea De Luca in corsa. Avete sottolineato spesso l'importanza della squadra, Liquigas Doimo, si è visto adesso appena la discesa è diventata meno complicata. Kieserlowski ha alzato la mano, ha chiamato l'ammiraglia, si è staccato e ha preso i gel dei carboidrati e i sali minerali e adesso li sta riportando in testa ai suoi due compagni di squadra. Km alla conclusione, sta faticando Gilberto Simoni per tenere le ruote del gruppettino con Vinokurov. Il processo alla tappa in onda oggi su Rai Sport 2 fino alle 18.30 sulla piattaforma al canale 37
scusate, canale 38 della piattaforma del digitale terrestre, TV Sat invece canale numero 21, Rai Sport 2, per non perdere assolutamente l'appuntamento con il processo alla tappa, Buche Sky, canale numero 228, Rai Sport 2, processo alla tappa fino alle 18.30. Cioppa ha cominciato la salita verso il Tonale, adesso Simoni sta cercando di rientrare, ha perso qualche metro nelle curve a Ponte di Legno, vedete che Righi lo sta aspettando. Si volta infatti il sinistro della Lampre Farnese per aspettare Gilberto Simoni, davanti invece continua da solo Johan Schopp. Beh, a questo punto, considerando che ha circa un minuto e mezzo di vantaggio su questo gruppetto, diventa estremamente pericoloso per il successo di tappa Alexander Vinokurov. Prima di seguire la salita che porta al passo del Tonale, una brevissima pausa pubblicitaria. Di nuovo in diretta dalle strade del Giro d'Italia, l'ultima tappa in linea dell'edizione 93 della Corsa Rosa, la Bormio Ponte di Legno, Passo del Tonale, 178 chilometri condizionati in gran parte dal maltempo. Sono già arrivati in fondo alla discesa dalla Passo Gavia i primi, il battistrada è Johan Schopp, il corridore che vedete adesso in quadrato, e ci viene segnalato che, pensate, il fine corsa, dunque gli ultimi corridori, sono a 3 chilometri dal Gran Premio della Montagna. E mentre qui siamo con Cioppa ai meno 10, dietro Righi, Vinokurov, Karpetz e Simoni, ancora più indietro Sastre con Pinotti. Era abbastanza pedalabile, abbastanza veloce la salita di ieri, quella che portava all'Aprica, caratteristiche diverse invece per questa ascesa, caratteristiche e pendenze diverse per questa ascesa verso il passo del Tonale. Silvio Martinello sul palco del processo alla tappa, ve lo ricordo l'appuntamento fino alle 18.30 su Rai Sport 2. Sì, in effetti il passo del Tonale assomiglia poco al versante del passo dell'Aprica affrontato ieri nel finale, una salita più impegnativa di quella, anche se ha poco a che vedere con il Gavia e con la Forcola che sono state affrontate dai corridori in precedenza. Viene in questo finale di tappa 12 km, una pendenza media di poco superiore al 5% con delle punte al 10%. Non dimentichiamo che i corridori sono stanchi da 3 settimane di gara, da giornate difficili, complicate, e staremo a vedere chi in questo finale avrà ancora qualcosa per fare la differenza. Qua siamo con il gruppo della Maglia Rosa, con Basso sempre al suo fianco, Vincenzo Nibali. Un minuto di ritardo per il gruppetto con Vinokurov rispetto a Schopp, poco più indietro Sastre e Pinotti. Simoni in difficoltà. Stanno per transitare al cartello dei meno 10 Sastre e Pinotti, che dunque hanno perso qualcosa rispetto a Schopp e soprattutto rispetto al gruppetto con Vinokurov, proprio quando la strada è tornata a salire al termine della discesa del Gavia. Vediamo il ritardo di Sastre e di Pinotti, 1 minuto e 40 secondi. Tanto vedete che Arroyo sta parlando con l'ammiraglia. Il nostro schermo si fa in A4, in alto a sinistra il battistrada Schopp, in alto a destra i più immediati inseguitori con Righi e Vinokurov, in basso a sinistra la coppia con Pinotti e Sastre, e poi il gruppo della Maglia Rosa. Si è tolto la mantellina Ivan Basso adesso per mostrare in tutta la sua bellezza il rosa della sua maglia. 2:18 il ritardo di questo gruppo rispetto a Schopp, alla Liquigas Doimo ovviamente. Questa situazione va non bene, ma va alla grande proprio. Va benissimo, Basso sta controllando con Nibali. Andiamo in corsa da Savoldelli, Paolo. Sì, la sua azione, l'azione di Schopp sta continuando bene, ha preso la salita forte, adesso ha calato un po', adesso in questo momento siamo in un tratto di strada al 6%, sta viaggiando a 22 km orari, logicamente le energie saranno poche, non si è mai voltato, sta continuando regolare e dietro non si vede nessuno e lui se ne è reso conto sul tornante precedente. A voi.
Karpetz, Vinokurov, Righi, questi sono i più immediati inseguitori di Thomas Schopp. Bisogna spendere due parole, Davide, per Alexander Vinokurov, il capitano della Astana, dovrà fare anche il Tour de France e questo Giro d'Italia lo ha veramente onorato. Tante sono state dette tante cose sul conto di Alexander Vinokurov anche in questa stagione 2010, durante la quale ha vinto il Giro del Trentino, ha vinto tra i fischi la Liegi Baston Liegi, poi è arrivato al Giro d'Italia, ha conquistato la maglia rosa, l'ha persa, se l'è ripresa, l'ha ripersa, ma in tutte le tappe sempre comunque protagonista. È stato il suo primo giro, il giro è stato bello anche per merito suo, quella rete che ha tirato all'Aquila, prima sempre all'attacco e all'attacco anche adesso. Maidomo ha cercato un successo di tappa, ha indossato la maglia rosa, un successo di tappa che potrebbe arrivare oggi, non dimentichiamoci che mancano 8 km. La salita è tutta così, 5-6, al massimo 7%, una salita pedalabile, la ruota si sta bene, però come ha detto Silvio, di salite ne hanno fatte tante, quindi la fatica si farà sentire soprattutto in questi ultimi 8 km. Oggi, lo ricordiamo, pensate un po', hanno affrontato un dislivello di tappa complessivo di 5.000 metri corridori. Non sono pochi. Massimo dislivello in questo Giro d'Italia in una tappa, trovando anche la pioggia e soprattutto trovando sulla gabbia anche il freddo. Adesso c'è Vinokurov, bravissimo Righi che è gregario di Cunego, gregario di Simoni, si ritrova adesso con i più forti, con Vinokurov e Karpetz che in discesa è riuscito a riprendere il corridore casacco. E tra l'altro Righi è ligio alle consegne tattiche, quando ha riagguantato Gilberto Simoni si è voltato più di una volta per aspettare quello che oggi almeno era il suo capitano, e poi evidentemente dall'ammiraglio, ma forse credo anche da parte dello stesso Simoni, è arrivato il via libera per provare a fare fino in fondo la sua corsa, perché a quel punto Simone aveva davvero già speso il tutto, aveva speso il massimo. Sì, voleva vincere la cima Coppi, non ci è riuscito, è arrivato secondo. Paolo Savoldelli, Motocronaca 2. Adesso mi sono portato su Righi, Karpetz e Vinokurov e salgono più forte di Chop. Salgono a 2-3 all'ora più forte, si danno i cambi regolari e li vedo anche molto decisi. A voi. Infatti il vantaggio è di 50 secondi. Sono rimasti solo 50 secondi a Johan Schopp, che aveva un minuto e mezzo al termine della discesa di vantaggio sul gruppetto di Vinokurov. Eccolo qua il kazako, cambi regolari tra Vinokurov, Karpetz e Daniele Righi. Astana, Katyusha e Lampre. Le tre squadre rappresentate in questo gruppetto di inseguitori, 53 secondi ora il loro ritardo da Johan Schopp, svizzero della B-Box Bouygues Telecom. 1.36 il ritardo di Sastre e Pinotti. Nel mezzo, con un ritardo di 1.23, troviamo ancora Gilberto Simoni. Adesso attendiamo il rilevamento cronometrico per vedere il distacco del gruppo della maglia rosa. Ogni pedalata diventa sempre più concreto il sogno rosa di Ivan Basso. 2 minuti il ritardo di Basso e compagnia. Con Kieserlowski e Nibali a tenere alta l'andatura, non lo ha fatto in discesa, in questo tratto in salita per Arroyo diventa sempre più difficile poter scattare. Il ritardo che vedete aggiornato in tempo reale grazie al collegamento satellitare con il GPS in alto a sinistra è quello ovviamente del terzetto che vedete ora inquadrato con Vinokurov, Righi e Karpetz rispetto a Schopp. 51 secondi, zona delle ammiraglie con Andrea De Luca. Ammiraglia Liquigas, 8 km all'arrivo su al Tonale, 8 km di tensione ma 8 km dolci dopo un lungo inseguimento durato tutta Italia. Sì, siamo all'ultima salita di questo Giro d'Italia e speriamo di arrivare così fino in cima. Abbiamo ancora davanti un po' Vinokurov e Sastre a pochi secondi e tutti i nostri avversari sono con noi, quindi cercheremo di fare un bel finale di tappa. Mi sembra che vada tutto bene e teniamo duro. Grazie, a voi la linea. Certo, ha ragione Zanato, lo avevamo detto in precedenza alla
squadra di Van Basso, così va benissimo anche che all'inseguimento di Chop siano in tre, così non c'è neanche il problema degli abbuoni, 20, 12 e 8 ai primi tre della classifica. Se arrivano così è perfetto per Basso. Sì, ma è da questa mattina che stanno gestendo alla grande una situazione mai critica. Sì, l'attacco di Sastre e Vinocuro, ma sono lontani in classifica. Basso sta pedalando molto bene, così come Arroyo, almeno questa è l'impressione. Una salita facile, abbastanza pedalabile, difficile attaccare. Vedremo se un corridore come Scarponi cercherà di farlo in questi ultimi 5 chilometri. L'abbiamo visto inquadrato Scarponi, qua invece c'è Gadré con Cunego poco più avanti tra i tre che inseguono Shop e il gruppo della Maglia Rosa, la coppia con Sastre e Pinotti che ha ripreso e superato Gilberto Simone. Andiamo da Paolo Savoldelli. Sì, hanno appena ripreso e superato Gilberto Simone, è sempre Sastre in testa con la sua solita pedalata agile. Pinotti resta sulla ruota, la velocità è più o meno è uguale a quella del gruppetto di Vinokurov e di Karpet. Li hanno visti, sicuramente però stanno cercando di salire col loro passo e cercare di arrivare in cima. Non penso che riescano a prenderli. A voi. Non riuscivano a recuperare dietro su Shop e allora ha rotto gli indugi adesso Alexander Vinokurov, perché era troppo lenta l'andatura quando dava il cambio Karpets. Dunque il kazako ha provato ad andare via da solo, si è riportato subito sulla sua ruota. Daniele Righi sembrava in leggera difficoltà in quella fase. Vladimir Karpets, il russo della Katyusha, 58 secondi sempre il ritardo da Shop per questi tre uomini. Qui invece inquadrati Pinotti e Sastre. Dunque lo svizzero, anzi, è tornato a recuperare qualcosa, adesso è di nuovo vicino a un vantaggio di un minuto. Sta pedalando ancora molto molto bene Vinokurov, vuole il successo di tappa, non riesce però a guadagnare, anzi ha perso qualcosa. Beppe Conti sul palco del processo alla tappa. Beh, stavamo parlando qui con Silvio Martinello, chissà se magari Basso prova a dare un'accelerata sul traguardo per portarsi dai 51 secondi di vantaggio su Arroyo al minuto e per essere ancora più tranquillo, lo è già chiaramente, ma ancora più tranquillo nella cronometro di domani a Verona con le Torricelle. Se si porta sul minuto è ancora più sereno, col tutto il lavoro svolto oggi magari un colpetto può anche darlo. Sei d'accordo Davide sulla possibilità che Ivan Basso nella fase finale possa dare un colpetto? Penso di no, penso che per lui la situazione sia ideale questa, perché 50 secondi è un vantaggio rassicurante nei confronti di un corridore che a cronometro non va. Ripreso anche dal gruppo della Maglia Rosa, Gilberto Simoni si è fatto vedere alla grande in questa tappa per lui. Siamo ormai alla fine della carriera, questa poteva essere l'ultima occasione per lasciare un segno, ci è andato vicino, vicinissimo, davvero questioni di centimetri. Voleva il primo posto al passaggio sul Gran Premio della Montagna di Passo Gavia, quest'anno la cima Coppi del Giro d'Italia, e invece è stato beffato da Johan Schopp. Ancora Vinokurov da solo, si volta, questa volta ha preso un buon margine la reazione di Righi, è in difficoltà invece Karpet. Daniele Righi che si riporta con discreta facilità su Vinokurov, rimane piantato invece Karpets. Dunque in due adesso all'inseguimento di Shop, mancano 5 km e mezzo, lo svizzero ha 58 secondi di vantaggio. Vorrei ricordare che Arroyo nel cronometro iniziale ad Amsterdam è arrivato 161esimo con un ritardo di un minuto. E se questo deve essere il punto di riferimento, e lo è chiaramente per questo Giro d'Italia, beh, i 51 secondi che Basso ha di vantaggio in classifica generale sono tantissimi, esatto. Sono un margine di grande, grande sicurezza. Vedremo se, sai, qui si lotta non solo per la maglia rosa, ma si lotta anche per il terzo posto, Nibali, Scarponi. Ecco, infatti magari oggi Basso potrebbe ricoprire un altro ruolo per difendere la sua leadership, chiaramente, ma chissà, magari anche proprio per Basso, per difendere il terzo posto in classifica di Nibali. C'è una bella differenza tra il terzo e il quarto posto, e quindi vedremo se in questi ultimi chilometri ci sarà un attacco di Scarponi, non so se abbia la forza per poterlo fare, potrebbe anche esserci un attacco di Nibali, non lo sappiamo, perché se Basso sta bene potrebbe anche consigliare al compagno di squadra di attaccare. Ai meno 5, guardate la tirata di Vinokurov, perché in pratica
ha recuperato 12 secondi in meno di un chilometro rispetto alla battistrada Shop, che è già passato al cartello che indica 5 chilometri alla conclusione. È lunga ancora per Shop, che sì, ha un discreto vantaggio, però un binocolo in questa condizione lo potrebbe anche annullare. Poi che bravo Righi, che è sempre lì incollato alla ruota di binocolo. A 34 anni è professionista dal 2000, non ha mai vinto una corsa, uno dei gregari più preziosi da tanti anni, molto molto bravo questo ragazzo che vive a Poggibonsi. È l'unico senese del gruppo a questo Giro d'Italia. Silvio Martinello, ne parlavamo anche ieri sera proprio dell'importanza nel ciclismo moderno, però alcune regole restano ancorate al passato, per esempio l'importanza dei gregari. Righi, tanto per fare un nome. Sì, Daniele Righi quest'oggi si ricava uno spazio personale importante, visto che i capitani non sono stati in grado di arrivare con le gambe buone per tentare un risultato in questo finale. D'altronde la Lampre Farnese, che aveva puntato molto sulle volate di Alessandro Petacchi dell'inizio di questo giro, si ritrova ad arrivare all'ultimo giorno e non aver conquistato una tappa. Ecco, credo che insomma questo scatto d'orgoglio dei corridori della Lampre Farnese quest'oggi, Simoni e Righi in testa, sia proprio dovuto al fatto insomma di voler tentare di lasciare un segno. Auguriamoci che Daniele abbia la possibilità in questo finale di seguire prima Binocolo e poi di trovare le forze magari per raggiungere Chop. Poco più di 4 km al traguardo per Shop, stanno per essere ripresi, vengono ripresi proprio adesso dal gruppo della Maglia Rosa Sastre e Pinotti. Sono stati coraggiosi, ce l'hanno messa tutta per cercare di recuperare qualcosa in classifica, e invece niente da fare per loro, a 4 dal traguardo vengono ripresi Pinotti e Carlos Sastre. Tanta buona volontà Sastre, ma le gambe buone in salita in questo giro non le ha mai avute, complice una caduta che ha compromesso le possibilità per Sastre. Intanto Vinocuro che gli dice, sta dicendo qualcosa a Daniele Righi, come a dire se forse ci metti un po' anche del tuo, lo andiamo a riprendere. Non gli ha neanche risposto Righi, ha appena alzato gli occhi, come dire io è già tanto che sono qui. Comunque è da qua non mi muovo. Anche Vinocuro, anche lui, tanta testa, tanta buona volontà, ma le gambe faticano. Nonostante questo, guardate la grinta, cerca un altro allungo. Ancora la tirata di Alexander Vinokurov, capisce che da Righi collaborazione non ne avrà e dunque prova a prendere l'iniziativa. E allora adesso andiamo con un'intervista che forse ci potrà costare qualcosa. Comunque l'intervista con Gilberto Simoni, e la giuria deve capire questo momento. Vai Andrea. Più che meritata, pagheremo la multa se ci sarà da pagarla. Gilberto Simoni, l'ultimo atto d'amore di una grande carriera verso il Giro d'Italia, quello di oggi. Sì, vabbè, era la tappa giusta, solo che siamo stati braccati tutto il giorno e io ho fatto qualche errore, perché se me ne stavo un po' più tranquillo anche sul Gavia magari mi risparmiavo qualche energia in più per il finale. Pensavo che dietro la corsa abbia qualche risvolto, invece i liquidi la scontrano bene, c'è sempre tenuti a tiro, e però vedo che qualcuno di miei sta tenendo duro ancora. Grazie Simone, grazie a nome di tutti i tuoi appassionati e degli appassionati di ciclismo. Grazie Andrea, bravo e bravo. E bravo soprattutto a Gilberto Simoni, perché questa intervista è un modo forse il più semplice ma anche il più vero per onorare davvero la grande carriera di Gilberto Simoni. Shop, 52 secondi di vantaggio su Vinokurov e Righi, dietro ci stanno mettendo l'anima soprattutto Alexander Vinokurov, però il vantaggio rimane tutto sommato invariato, siamo sempre intorno ai 50 secondi. Ancora buona la pedalata, agile ma non molto efficace quella di Vinokurov, che
e insieme a Righi ancora 52 secondi sta guadagnando, ha aumentato il ritmo del gruppo Maglia Rosa. Eccolo qua con 40 con Kieserlowski, con Basso e Vincenzo Nibali, sempre tre uomini della Liquigas Doimo là davanti, e uno di loro ha addosso la maglia più prestigiosa, la maglia rosa. Ivan Basso ai meno 5 sembrava in crisi, Johan Schopp che invece lo ha superato in momento di difficoltà e adesso si è assestato sui 50 secondi il suo vantaggio da Vinokuro Verrighi. Non ce la fa Vinokuro, va a guadagnare secondi, ancora 53-54, dovrebbe farcela lo svizzero a vincere questa tappa. 5.35 nella classifica virtuale il ritardo di Vinokurov. Cadel, Evans, 2-3 chilometri, qualcosa in più per il gruppo della maglia rosa. C'è lo scatto di Cadel Evans. Lo scatto di Cadel Evans a proposito di orgoglio. Ne abbiamo parlato tanto, l'orgoglio di Stefano Gardelli a Plan de Corones, l'orgoglio di Alexander Vinokurov che ha l'inseguimento di Schopp per cercare un successo di tappa, l'orgoglio del campione del mondo. Naturalmente non c'è la reazione di Basso, c'è invece la rincorsa di Nibali con la maglia rosa a ruota. Qualcosa potrebbe guadagnare, ricordiamo che è di 4 minuti in classifica generale il ritardo di Cadel Evans nei confronti di Basso. È stato ripreso intanto Carpez, questo allungo di Cadel Evans ai meno 3 dalla conclusione, dal traguardo del Passo del Tonale. Scarponi, attenzione perché sì, c'è anche Scarponi in terza posizione e poi abbiamo visto Arroyo subito alla ruota del marchigiano. Come al solito un grande Vincenzo Nibali. Nibali che sta cercando di riportarsi con Abbasso e Scarponi su Cadel Evans. Rilancia la propria azione Cadel Evans, sono rimasti in 5 alle spalle del campione del mondo. Si è staccato Kieserlowski dopo aver fatto anche oggi un grande lavoro. Nibali, Basso, Scarponi e poi Arroyo e Kirienka. 1.27 il ritardo del gruppo della maglia rosa nei confronti di Schopp. Cadré, sorprendente il suo giro d'Italia, una delle note in assoluto più positive del giro, il francese Cadré. Qua siamo di nuovo con l'immagine su Cadel Evans, la maglia rossa, leader della classifica a punti, la campione del mondo. Doveva essere, si è parlato a lungo del testa a testa del duello tra Evans e Basso in prospettiva maglia rosa, e invece Arroyo è rimasto lì nella sua posizione, adesso sempre sul podio. Evans ha un ritardo di 4 minuti, non è preoccupato Ivan Basso, Nibali sta salendo regolare, ha paura di un eventuale attacco di Michele Scarponi, non dimentichiamoci che Nibali è terzo della generale, nonostante questo si è messo lì in testa a tirare. Sfida nella sfida, Nibali che deve controllare, deve difendere i 19 secondi di vantaggio che ha in classifica su Scarponi, e Ivan Basso che deve controllare Arroyo perché è importante mantenere quei 50 secondi di vantaggio. Evans intanto è andato a riprendere Righi e Vinokurov che stanno per essere raggiunti anche dalla gruppettina della maglia rosa. La grande azione di Cadel Evans, vincitore nella tappa di Montalcino. E adesso Righi sta cercando di andare a riprendere Cadel Evans. Ha esaurito, ha finito la benzina, si è accesa la spia per Alexander Vinokuro. Righi cerca di restare alla ruota di Cadel Evans. Andiamo da Beppe Conti. Beh, dicevo una lotta nella lotta, perché fra Cadel Evans e Vinokuro è in ballo anche la maglia a punti, la seconda maglia, la maglia rossa della classifica a punti, perché Cadel Evans ha 116 punti e Vinokuro 105, ci sono 11 lunghezze di vantaggio per Evans, ma ha voluto garantirsela qui. 50 secondi il ritardo di Cadel Evans, attenzione parte anche Scarponi e c'è subito l'inseguimento dei due della Liquigas. Nibali deve curare Scarponi, ripreso e superato Vinokurov. Basso sempre agganciato alla ruota di Nibali, l'attacco dunque di Scarponi, vuole assolutamente salire sul podio. 20 secondi il vantaggio di Cadel Evans su Basso, Scarponi, Nibali.
si è staccato anche Arroyo, che era fino a poco fa insieme a Ivan Basso. Dunque la maglia rosa ha la possibilità di consolidare la propria posizione in classifica, soprattutto di aumentare il vantaggio nei confronti di Arroyo ed essere ancora così ancora più sicuro domani per la cronometro di Verona. Eccolo qua Arroyo, anche lui insieme a Kirienka salta Vinokurov, sta cercando di tenere la ruota di Kirienka. Un altro scatto di Michele Scarponi, adesso è Basso che sta cercando di portare sotto Nibali, un po' in difficoltà. Rimane invece al comando Shop, che è vicino all'ultimo chilometro. Righi è lì ancora con Nibali, adesso è Basso che si volta per controllare la posizione di Nibali. Continua a voltarsi Basso, Basso che vuole aspettare, vuole aiutare Nibali. Gioco di squadra fino all'ultimo in casa della Liquigas Doimo, adesso anche per difendere il terzo gradino del podio, quello di Nibali. Andiamo da Paolo Savoldelli. Cadalena sta salendo con un 53-16, 53-17, sta andando fortissimo. Vedo dietro Michele Scarponi che avrà circa 150 metri di vantaggio, fa rapportone per Cadalena, si alza in piedi e continua a rilanciare. Scarponi seduto, vanno più o meno alla stessa velocità, a voi. È in difficoltà adesso Vincenzo Nibali, ricordiamo che per Michele Scarponi c'è anche la possibilità di conquistare degli abbuoni e di conquistare secondi preziosi con gli abbuoni. Ha già superato l'ultimo chilometro, lo striscione dell'ultimo chilometro Shop. Basso nel frattempo ha raggiunto Scarponi, in difficoltà Vincenzo Nibali. Eccolo qua Ivan Basso in difesa oggi della sua maglia rosa e anche del terzo posto in classifica generale di Vincenzo Nibali. Davvero eccezionale quello che hanno fatto i due capitani, meglio il capitano e il luogotenente più prezioso della Liquigas Doimo. 10 secondi il vantaggio di Evans nei confronti di Scarponi e Basso. Sembra ormai irraggiungibile Thomas Johan Schopp. Cade Evans, è in seconda posizione, poco più indietro, lo vedono in questo tratto in rettilineo, già entrati nell'ultimo chilometro Scarponi e Basso. Perde 18 secondi Nibali nei confronti di Basso e Scarponi. Basso è sempre lì agganciato a Scarponi, era stato più forte il marchigiano nella volata 3 della tappa di ieri con l'arrivo della Prica. Può ancora conquistare degli abbuoni, dei secondi di abbuoni Scarponi, magari l'intenzione di Basso è proprio quella di toglierglieli. Al secondo posto c'è Evans, sta per arrivare Shop qua dietro con il gruppettino con Nibali con la porta anche. Vicini al traguardo ormai per Johan Schopp, eccolo qua che va a conquistare una vittoria che sembrava insperata, il risultato decisivo, il suo scatto a poche decine di metri dal Gran Premio della Montagna del Passo Gavia sulla cima Coppi del Giro d'Italia 2010. E poi è stato bravissimo lo svizzero a confezionare un piccolo grande capolavoro nella discesa, nella temutissima e attesissima discesa del Gavia. Dunque è uno svizzero che vince l'ultima tappa in linea del Giro d'Italia, è Johan Schopp, la tappa del Passo Tonale ma soprattutto la tappa del Gavia. Al secondo posto un bravissimo, un meraviglioso per il suo orgoglio, per la sua voglia di esserci fino all'ultimo. Guardate la ghigno, la rabbia, la forza di Cadel Evans. E adesso lo sprint per il terzo posto, prova ad uscire Ivan Basso dalla scia di Scarponi e terzo è proprio Basso. Dunque è Basso che va a conquistare gli 8 secondi di abbuono, ha voluto ringraziare così Vincenzo Nibali, che è stato un aiuto fondamentale per Basso verso la conquista della maglia rosa. Poi arriva Arroyo con Nibali e poi ancora la traguardo Gadre, eccolo qua. Dunque nella tappa più attesa, quella che poteva riservare ancora delle sorprese, si è difeso alla grande Ivan Basso, si è difeso alla grande, ha controllato alla grande la situazione la Liquigas Doimo e Basso si presenta con un vantaggio ancora più consistente.
al cronometro di domani, l'ultima frazione del giro, la cronometro 15 km a Verona, aveva 51 secondi di vantaggio nei confronti di Arroyo, ha incrementato il suo distacco e adesso ha conquistato anche 8 secondi di abbuono, dunque la nuova classifica, Bassin maglia rosa, Arroyo a 1:15, lo possiamo dire, il giro è di Ivan Basso. Il giro è di Ivan Basso, grande lotta per la terza posizione, pensate che la differenza tra Nibali terzo e Scarponi quarto è di un secondo a fare la differenza per il terzo gradino del podio, 2:56 infatti il ritardo di Nibali da Basso, 2:57 il ritardo di Scarponi, meglio di così non poteva funzionare il gioco di squadra per la Liquigas Dolmio, perché c'è tanto, davvero tanto in quell'ultimo sprint di Ivan Basso per andare a togliere il terzo posto a Scarponi. Davide? Sì, penso proprio di sì, è riuscito a portare via 8 secondi a Michele Scarponi, in questa maniera Nibali è ancora terzo, Nibali è un ottimo cronoman così come Scarponi, quindi una lotta sul filo dei secondi tra Scarponi e Nibali domani nella cronometro di Verona, ma il giro ormai è suo, di Ivan. Eccolo qua, Ivan Basso che va a conquistare al passo del tonale il terzo posto davanti a Michele Scarponi, anche lui merita un applauso enorme davvero. Guarda, perché ha cercato nell'ultimissima salita di andare a recuperare quei 19 secondi che lo separavano da Nibali. Guardate le facce dei corridori, tutti stremati, stanchi, non ce la fanno più, è stata una lunga volata soprattutto in questi ultimi 2-3 chilometri con l'attacco di Cadel Evans, poi Michele Scarponi, la rincorsa di Basso che a un certo punto sembrava che stesse aspettando Nibali, però sai, lì c'era in ballo la maglia rosa, si era staccato Arroyo e a quel punto Basso ha pensato bene di andare a riprendere Scarponi e guadagnare secondi nei confronti di Arroyo. È stato il primo che ha cercato per quanto possibile di rimescolare le carte oggi, Carlos Sastre, che invece deve ancora arrivare al traguardo, un ritardo il suo vicinissimo ai 4 minuti, uno dei grandi sconfitti di questo Giro d'Italia, non fosse altro per l'ambizione con la quale invece si era approcciato alla Corsa Rosa. Ci ha messo tanta buona volontà, è uscito di classifica dopo una settimana, complice anche una caduta, era rientrato clamorosamente in gioco con la tappa dell'Aquila, ma anche oggi tanta buona volontà, ma le gambe, niente da fare, non c'erano. E a vincere questo svizzero, seconda vittoria in carriera dopo una tappa lo scorso anno al Giro di Amissabongo in Gabon. Adesso vi ricordo il processo alla tappa, oggi sarà in onda su Rai Sport 2, canale 38 della piattaforma digitale, canale 22 TV Sat, canale 228 del bouquet Sky. Da non perdere oggi il processo alla tappa, Rai Sport 2 per... davvero possiamo dire così, celebrare la maglia rosa di Ivan Basso che ha conquistato qua al passo del tonale nella tappa tanto temuta della Gavia, il Giro d'Italia, 4 anni dopo il successo del 2006, tutti sul palco del processo alla tappa con Alessandra De Stefano e festeggiare il giro di Ivan Basso, Rai Sport 2. Il colore della fuga. Porco!